Allora, io direi che possiamo. Ok. Direi che possiamo iniziare così non accumuliamo ritardi. Quindi, se Marco mi dai il via. Vai pure, registrazione avviata. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, grazie di esservi collegati a questo evento online. È un evento che abbiamo organizzato fondamentalmente a tre, sono le tre agenzie della, vado in ordine alfabetico, Basilicata, Marche e Sardegna, quindi Laure, Assam e Alsia. Il titolo vuole essere proprio, abbiamo cercato di essere in qualche modo autoesplicativi e mantenere il messaggio dal controllo alla regolazione delle erroratrici. Perché riteniamo che dopo la fase, anche purtroppo ancora non conclusa, del completamento del controllo funzionale delle macchine erroratrici, che a norma di legge ormai da diversi anni deve essere fatta in tutto il territorio europeo per tutte le aziende agricole, è tempo di passare, dopo aver strutturato questa rete che era inesistente dei centri accreditati per il controllo funzionale, a quello che è il vero punto focale che potrà incidere sull'efficientamento della distribuzione dei prodotti fitosanitari, cioè la regolazione strumentale, ma soprattutto la regolazione di campo. E io passerei subito la parola per i saluti. Abbiamo, questo evento è stato organizzato dalle tre agenzie, con il patrocinio dell'IPP, l'Associazione Italiana Protezione delle Piante, con il patrocinio di ENAMA, l'ente nazionale per la meccanizzazione agraria, e come media partner con la partecipazione di Agronotizie. Io passerei la parola per i saluti rapidamente al professor Romanazzi, presidente di IPP. Prego, professore. Sì, grazie, buongiorno a tutti i partecipanti, mi complimento con le tre agenzie Alsia, Assam e Laure per questa bellissima iniziativa su un tema di grande rilevanza che contestualmente ci dà anche l'opportunità di ricordare un caro collega prematuramente scomparso. E come IPP siamo, diciamo, particolarmente impegnati in questo tema della protezione sostenibile delle piante, quindi abbiamo appena premiato dei giovani che hanno svolto delle tesi di dottorato. Stiamo pensando ad un video, c'è un altro bando aperto e quindi chi ha meno di 28 anni può partecipare portando le proprie idee. Qualcuno di voi magari avrà partecipato alla tavola rotonda sul consulente fitosanitario che si è tenuta a gennaio, dove si è parlato di una serie di, diciamo, azioni possibili, una delle quali è l'attivazione della, non l'attivazione, la misura è già attiva, ma non sempre è particolarmente attiva, quella, diciamo, sulla consulenza, è proprio perché un consulente che chi deve seguire questo tipo di corso, di aggiornamento, stare, diciamo, sul pezzo e poi dare i consigli all'agricoltore. Questo deve andare attraverso un'interlocuzione con il PAN per vedere se chi ha un titolo di studio, diciamo, in ambito agrario può evitare di farsi il corso, sempre con, diciamo, l'accordo delle regioni. E poi le diverse regioni devono organizzarsi magari per rimuovere eventuali ostacoli tecnici all'applicazione, diciamo, di questa norma, in maniera tale che tutti andiamo verso quei famosi obiettivi della strategia Farm to Fork, che porterà auspicabilmente ad una ottimizzazione dell'utilizzo, diciamo, degli agrofarmaci, e la distribuzione è fondamentale. E visto che ci sono, colgo l'occasione per portarvi i saluti. Sapete che è l'anno internazionale della salute delle piante, noi proteggiamo le piante per proteggere noi stessi, noi viviamo grazie alle piante, senza le piante saremmo estinti. E quindi c'è una mascotte che si chiama Beastie, che rappresenta tutti gli organismi che possono, diciamo, entrare a far parte, diciamo, della nostra vita. E quest'anno si chiude proprio oggi, quindi questo potrebbe essere, diciamo, per l'Italia l'evento conclusivo di quest'anno internazionale per la salute delle piante. E quale argomento più bello di quello della distribuzione, che è l'ultima parte del percorso tecnico che va dalla decisione dell'utilizzo di un determinato agrofarmaco, la scelta del momento, applicazione o meno di eventuali modelli o di esperienze consolidate.
e quindi come fare il trattamento. E diciamo, pronto ad ascoltare tutti gli aggiornamenti dagli illustri relatori, porto il saluto dell'IPP a tutti e vi auguro buon proseguimento dei lavori. Grazie Presidente, noi proseguiamo con i saluti. C'è solo un rapido cambio di scaletta, quindi passo la parola al dottor Onorato della Laure. Grazie Arturo, saluto tutti, il mio sarà un intervento brevissimo. Mi fa piacere che ciò che ha detto Gianfranco per quanto il professore, per quanto riguarda la salute delle piante, che è anche la nostra salute. Quindi l'anno di protezione delle piante ci deve far riflettere su questo. Curare le piante e curarle bene significa salvare noi e l'ambiente, e, diciamo, il globo terracqueo in generale, per dirla come i latini. E soprattutto questi momenti sono momenti per diffondere le conoscenze, perché noi diffondiamo conoscenze tra i nostri tecnici, quindi i consulenti, presso gli agricoltori. È una crescita continua, fa molto piacere essere dentro questo gruppo di lavoro perché ci aggiorniamo costantemente. Abbiamo anche sempre rapporti stretti anche con l'Università della Catalogna, con Emilio Gill, piuttosto che col Ministero. È il tutto nell'ottica di un trasferimento di innovazione e di ricerca anche. Per gli agricoltori, proprio nell'ottica dell'anno delle piante, che dovrebbe continuare nei prossimi 20 anni, l'anno delle piante, perché dobbiamo sempre produrre prodotti puliti e diminuire l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, come tra l'altro ci sta suggerendo la nuova politica comunitaria. Quindi dobbiamo migliorare le nostre performance come tecnici di campo, quindi far migliorare i nostri servizi agli agricoltori e l'estensione che possiamo dare. Io vi saluto perché sono in una commissione d'esame e soprattutto ringrazio tutti per l'invito, per la partecipazione e soprattutto un grandissimo grazie ad Assam, Alsia per l'organizzazione. Non mancherà occasione di proseguire queste esperienze molto importanti. Grazie ancora. Grazie dottor Onorato, passo la parola al direttore della mia agenzia, dell'Alsia. Prego professor Crescenzi. Sì, salve a tutti, buongiorno. Prima dei miei saluti volevo portare i saluti dell'assessore Francesco Fanelli della Regione Basilicata, che mi ha appena comunicato che si trova, lui aveva contemporaneamente un altro riunione, ma si trova in un'area in cui il segnale non è molto buono, per cui non sa se alla fine riuscirà oppure meno a collegarsi. Ad ogni modo, porge tanti saluti e un buon lavoro a tutti quanti per questo incontro. Un incontro voluto fortemente dalle tre agenzie, e io di questo voglio fare i complimenti a chi sta dietro all'organizzazione di questo incontro, ma volevo aggiungere giusto due parole importanti relativamente alle strategie e quindi al controllo della regolazione delle macchine fotografiche. È un tema che fortunatamente è venuto fuori in modo prepotente negli ultimi 10 anni. È uno di quegli argomenti, una di quelle fasi della difesa delle piante molto importanti, che fino a una decina di anni fa era fortemente tenuto, diciamo, poco conosciuto, poco studiato da parte non solo del mondo accademico, ma anche da parte dell'industria che è collegata alla difesa fitosanitaria. È un segmento della filiera della protezione delle piante molto importante, perché ha un'incidenza diretta e molto importante non solo su quelle che è la salute delle piante, ma come tutti noi sappiamo, per quanto riguarda anche la salute degli operatori e nonché la salute dell'ambiente, ma in particolar modo la salute dei consumatori. Fortunatamente, grande attenzione si sta rivolgendo a questo settore sia dalla parte pubblica che dalla parte dei privati, con forti interventi innovativi nel settore, e questo appuntamento lo dimostra chiaramente l'attenzione che si sta rivolgendo al settore anche da parte delle diverse agenzie
nazionali delle diverse regioni a livello nazionale. Cosa posso dire? Posso dire che è fondamentale, così come stiamo iniziando a fare con questo intervento formativo e divulgativo di oggi, che peraltro proviene già da una rete e da un consolidato rapporto relazionale tra queste tre regioni, di estenderlo quanto più è possibile con una regia molto importante, qual è quella del Ministero, al fine di creare un coordinamento nazionale che possa mettere insieme le diverse regioni e avere una linea di sviluppo, di innovazione e nonché anche normativa che li accomuna e li rende omogeneo, perché credo che sia davvero poco utile a tutta la comunità muoversi in modo differenziato tra una regione all'altra. I limiti regionali, i perimetri regionali non possono essere quelli che fanno cambiare certe scelte tecniche e ovviamente non possono differenziare la protezione ambientale e della salute umana. Io auguro a tutti quanti voi una buona giornata, ascolterò per quello che mi è possibile gli interventi e passo la parola e vi ringrazio tanto per questo invito. Ancora buon lavoro. Grazie, passo la parola al dottor Bordoni, direttore dell'ASSAM, il quale farà anche una breve commemorazione del dottor Zanotti, stimato tecnico e amico, recentemente scomparso. Prego, dottor Bordoni. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli intervenuti, ai colleghi, anche a qualche amico che rivedo con piacere magari dopo tanto tempo. E, sì, io intanto comincio con Angelo perché voi dovete sapere che Angelo per me, oltre ad essere un collega, un collaboratore, è anche un amico, perché effettivamente cioè abbiamo passato tanto tanto tempo insieme. Io volevo dire, ecco, un po' con un groppo alla gola, che quello che è avvenuto per noi è stato straziante, tant'è che cioè tutto il servizio agricoltura, ma la regione ovviamente ne ha sofferto, perché ragazzo che voi conoscete, che è apprezzato, conosciuto, stimato, gli abbiamo voluto bene e lui si faceva voler bene, aveva mille interessi, ma nella sua professione era competente, attivo, anche molto propositivo, e pertanto con un impegno quotidiano e anche con una capacità anche di relazionarsi, io penso che voi lo potete dirlo, no? Di relazionarsi con gli altri, con tutti, anche nelle questioni più difficili, più tese, io l'ho apprezzare veramente tante volte. E niente, sicuramente ci lascia un vuoto grande, ci lascia diciamo anche proprio professionalmente, sicuramente, perché ve lo posso dire con cognizione di causa. L'unica cosa che ci consola è che magari abbiamo condiviso con lui una parte della sua vita, e anche le nostre vite si sono arricchite in maniera significativa proprio per la sua presenza. Io penso che tutti noi oggi qui diremo: Angelo, ci manchi tanto, guardaci da lassù e magari dacci anche qualche suggerimento, e ti vogliamo veramente bene. Ecco, dopo questo momento, che sicuramente non è che sia facile, vorrei dirvi due cosettine proprio veloci, per dire quanto considero in maniera importante il fatto di essere tre regioni
e quindi tre, ovviamente, tre agenzie che collaborano per questo progetto. Cioè io penso che noi, andando anche un po' in linea con quello che diceva Aniello, cioè praticamente possiamo essere un volano per, anche per il Ministero, e quindi per far sì che questa problematica e quindi queste argomentazioni possano divenire possa essere fatto un coordinamento a livello nazionale, anche con tutto quello che riguarda la parte normativa. Io penso che noi tre possiamo svolgere questo ruolo, anche perché dietro le nostre agenzie sicuramente ci abbiamo le tre regioni, per cui questo, ecco, io solo questo volevo dire, perché poi tutte le altre cose sono state già dette. Voglio dire, Gianfranco ci ha introdotto bene quella che era l'ultima cosa che volevo dire ai miei colleghi dell'agenzia, è puntare fortemente l'attenzione, e questo noi lo dobbiamo fare, sul significato che questo progetto e quindi queste attività hanno per i nostri allevatori, per i nostri imprenditori e quindi per gli agricoltori, ma anche per l'ambiente e quindi per i cittadini. Cioè noi dobbiamo uscire fuori con queste comunicazioni, con queste informazioni. Cioè dobbiamo far capire quello che stiamo facendo, perché è importantissimo questo. Ecco, questo io lo dico ovviamente a me stesso e quindi alla nostra agenzia, ma lo vorrei dire anche alle altre due agenzie in cui in maniera così sinergica stiamo portando avanti questo progetto. Chiudo col saluto io del mio assessore, nonché vicepresidente, che in questo momento è in montagna, ma non in montagna per vacanze, in montagna con un gruppo di apicoltori, perché come voi sapete abbiamo una forte problematica in questo settore, io penso che sia condivisa anche nelle altre regioni. E per cui, non essendo anche proprio fuori zona, non riuscirà a collegarsi, però ha pregato di dire due cose. Uno, ovviamente, di salutarvi tutti, ma soprattutto di ribadire l'importanza per le imprese di quello che stiamo facendo, perché questo le porta ad essere veicolo di competitività, perché senza la regolarizzazione, senza il fatto di addivenire a tutte quelle che sono le regole, ovviamente la loro competitività si perde. Ok, quindi io vi saluto e auguro un buon lavoro, poi ovviamente ci potremo risentire magari dopo la relazione. Grazie. Grazie anche per il non facile ruolo che si è assunto per la commemorazione di Angelo, che ovviamente diciamo tutti noi sentiamo, e direi che anche le attività di cui parleremo sono la testimonianza del lavoro fatto bene da Angelo, che trainava su queste cose, quindi per certi versi vive nelle sue attività. Io passerei quindi adesso la parola entreremo nel vivo dell'incontro e nella nostra scaletta abbiamo voluto pensare in qualche modo dall'europeo per scendere poi a fatti molto più concreti nella singola azienda, e questo potremo farlo grazie alla partecipazione del professor Balsari e del professor Hill, che ringrazio, che hanno una visione e hanno anche attività a livello europeo, e quindi potranno dirci che cosa bolle in pendola da questo punto di vista e come si può migliorare, come si può incidere nell'obiettivo generale della sostenibilità dei prodotti fitosanitari utilizzando meglio le macchine erogatrici. Infine il dottor Pasquale Falzarano del MIPAF ci dirà che cosa bolle
in pentola per quanto riguarda il nuovo PAN che prima o poi dovrebbe arrivare. E passo la parola subito al professor Balsari. Grazie, spero mi sentiate. Buongiorno a tutti, anche da parte mia i complimenti per questa importante giornata su un tema assolutamente prioritario. Voi sapete che da anni insistiamo su questo aspetto della regolazione. Io spero proprio che anche questo titolo di questa giornata sia di buon auspicio per arrivare davvero in poco tempo ad una diffusa applicazione della regolazione su tutto il territorio. Cerco di farvi vedere la mia presentazione che sto cercando di trovare perché non la vedo. Allora vediamo se qua. Abbiate un attimo di pazienza. Riprendi condivisione, però non riesco a condividerla. Allora, adesso riuscite a vederla? No, professore, stiamo vedendo credo che tutti vediamo la schermata dello Zoom. Forse dovrebbe interrompere la condivisione e poi la cosa migliore sarebbe condividere lo schermo intero. Adesso l'ho ripresa la condivisione. Ecco, adesso si vede lo schermo intero, quindi dovrebbe... Adesso dovrebbe selezionare però il programma della presentazione. Quello che non riesco perché mi è scomparso. Ecco. Vediamo se lo riesco a recuperare da qua. Eccolo qui. Dovremmo essere. Lo metta a schermo intero questo. Perfetto. Ci siamo? Perfetto. Ci siamo. Molto bene, grazie ancora, scusatemi per questo piccolo problema. Allora, il tema che mi è stato indicato di trattare è quello legato a qual è il legame fra la strategia Farm to Fork e l'efficienza dei trattamenti fitosanitari. Allora, Farm to Fork è qualcosa che segue poi l'European Green Deal del dicembre 2019 e porta ad una serie di proposte operative, secondo me molto ambiziose, che speriamo si possano raggiungere, meno 50% di prodotti fitosanitari distribuiti, meno 20% di fertilizzanti, meno 20% di vendite di antibiotici per allevamenti, più 25% di terreni coltivati con agricoltura biologica e almeno 30% delle aree rurali marine europee protette, oltre alla trasformazione del 10% delle superfici agricole in area alta biodiversità. Dal Farm to Fork poi nasce l'esigenza, come vedremo, di creare una nuova direttiva sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, dalla quale poi scenderà, perché nell'ambito della nuova direttiva, come vedremo, c'è la tendenza ad avere uno stretto legame con la nuova PAC, quindi ci sarà una nuova PAC e ci sarà anche un nuovo PAN, di cui poi parlerà il dottor Falzarano, che sarà anch'esso legato alla nuova PAC. Tutto questo quindi è legato anche a qualche cosa giustamente di economico. Quindi già con la nuova PAC ci saranno degli interventi specifici, quindi dei supporti economici per raggiungere gli obiettivi di cui vi ho evidenziato gli aspetti precedentemente, ma anche legati proprio alla ricerca e innovazione con 10 miliardi di euro previsti. In particolare nella nuova PAC 2021-2027 si prevede che il 40% del budget di questa PAC sia legato ad azioni mirate alla sostenibilità ambientale. Come vi dicevo prima, il fatto di arrivare ad avere
questa richiesta di riduzione dell'impiego, soprattutto molto consistente, abbiamo visto il 50% dei prodotti fitosanitari, ha portato alla necessità da parte della Commissione europea di rivedere l'attuale direttiva 128, che ricordo è una direttiva che è nata nel 2009, quindi poi si è applicata nel 2012, noi l'abbiamo recepita dopo, ma insomma nasce da lontano. In particolare l'esigenza di questa revisione della direttiva nasce anche dal fatto che ad oggi la Commissione europea ritiene che i risultati dell'attuale direttiva non siano stati consoni a quello che erano le aspettative del Parlamento europeo. Questo malgrado ci siano dei paesi che già precedentemente al Green Deal, al Farm to Fork, avevano previsto e hanno previsto una notevole riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari, come la Francia, 25% entro il 2020 e 50% entro il 2025, il Lussemburgo 50% entro il 2030 e il Belgio con un'azione significativa prevista già nel suo nuovo piano d'azione nazionale, dove si prevede l'impiego totale degli ugelli antideriva su tutte le attrezzature per la distribuzione. Allora, che cosa si sta pensando di inserire nella nuova direttiva? La nuova direttiva che abbiamo avuto una riunione del gruppo di lavoro settimana scorsa, penso che non uscirà prima del fine 2022 probabilmente, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Comunque, quello che si vuole è pensare ad azioni aggiuntive. Intanto maggiore severità nella verifica delle attrezzature per la loro distribuzione, ma anche ulteriori requisiti alla registrazione dei prodotti, soprattutto di quelli considerati pericolosi. Azioni specifiche sulla difesa integrata, implementando il numero di parametri da rispettare, ma soprattutto prevedendo una registrazione di questi parametri e anche la formazione sulla difesa integrata fatta nell'ambito dei corsi per i patentini, che è un aspetto molto importante. Quindi una revisione anche dei corsi patentini legati a questo aspetto che ritengo molto importante, e poi implementare anche l'annex 3 della direttiva sui principi generali della difesa integrata. Io mi soffermo chiaramente sugli aspetti che sono legati alla fase distributiva. Quindi, per quanto riguarda l'uso dei droni, una delle proposte della direttiva che sono state esplicitate nelle ultime riunioni è quella di autorizzare l'impiego dei droni in generale in agricoltura per le funzioni di scouting e di controllo, ma eventualmente anche per la distribuzione di fitofarmaci se si opera a distanza del bersaglio inferiore ai 2 metri. Questo per evitare i problemi di deriva che sono abbastanza noti e conosciuti quando si utilizza questo tipo di strumento, di macchina, per applicare i fitofarmaci. Ciò non toglie appunto che la Commissione europea ha ribadito che il drone è considerato un sistema di distribuzione aereo, quindi è legato a tutti i requisiti della distribuzione con mezzi aerei. Se però appunto si riesce a stare, a dimostrare di fare una distribuzione sotto i 2 metri dal bersaglio, allora in questo caso non bisogna più fare tutta la pratica burocratica autorizzativa, e quindi teoricamente, se la cosa passerà, si potrà usare il drone per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda il controllo funzionale delle macchine erogatrici, si prevede di rendere obbligatorio il registro delle macchine in uso in tutti gli Stati membri, come l'Italia, che ancora non lo dispongono, e di ridurre l'attuale intervallo presente per le macchine nuove, ma anche per le aziende di grandi dimensioni. Per le macchine nuove l'Associazione Europea dei Costruttori, il SEMA, non è molto d'accordo
e quindi si vedrà poi su questo che cosa succederà. Come dicevo prima, restrizione sull'uso di alcuni prodotti pericolosi, quindi uso solo per professionisti, e qui si ritorna un po' anche al discorso della ricetta fitosanitaria, quindi il professionista che è in grado di firmare, quindi autorizzare l'acquisto anche di questo prodotto, implementare il monitoraggio degli effetti sull'ambiente dei prodotti fitosanitari, lo smaltimento in sicurezza dei fitofarmaci vuoti e fare in modo che tutti gli Stati membri implementino i loro piani di azione nazionale. Perché, come dicevo, la Commissione europea per i primi piani che ha ricevuto, non li ha ricevuti ancora tutti, anche noi non abbiamo ancora come Italia mandato il nostro piano di azione nazionale, ma non sembra molto contento di questo, dei contenuti attuali. Quindi il piano nazionale deve essere, come sapete, rivisto. Di questo poi parlerà in maniera molto diffusa il dottor Falzarano con la sua relazione. Io qui riporto solo alcuni aspetti salienti. Il nuovo PAN dovrebbe prevedere misure in maniera tale da consentire un incremento dell'attuale quantità di macchine controllate, inserendo i dati rilevatrici nel fascicolo unico aziendale, eventualmente subordinandole all'erogazione di carburante agevolato, come già la Regione Veneto ha fatto, istituire, come abbiamo visto, che anche questo è qualcosa che sarà previsto dalla nuova direttiva, il Registro Nazionale delle Rilevatrici, aggiornare anche le procedure per il controllo. Questo è un aspetto molto importante. Noi anche come gruppo di lavoro Enama già ci siamo dedicati a tutta questa attività e quindi siamo pronti a fare questo passaggio, perché attualmente il riferimento è ancora alla vecchia norma N. Oggi abbiamo una norma armonizzata che è la 1622, quindi questo è un passaggio assolutamente necessario. Aggiornare le procedure di formazione e accreditamento dei tecnici. Ci sono poi delle specifiche norme sui cannoni e sull'uso sperimentale dei droni. Ecco, in particolare sui cannoni, la proposta del nuovo PAN, adesso poi ripeto sarà Tor Falzarano che entrerà più nel dettaglio, è quello di consentire, dopo un anno dall'entrata in vigore del nuovo PAN, l'uso del cannone solo per i trattamenti su colture arboree ad alto fusto e sulle colture in serra o tunnel. Ma entro 6 mesi dall'uscita del PAN il Ministero definirà delle specifiche prescrizioni per l'uso consentito su queste due tipologie di colture. In merito ai droni, il Ministero, poi con il dottor Falzarano ci siamo scontrati diverse volte, vuole promuovere questa tecnologia. E quindi verranno stabiliti dei requisiti per l'esecuzione dell'uso per l'uso dei droni a fini inizialmente sperimentali. Poi vedremo anche cosa succede, perché sono in corso di sviluppo delle nuove normative internazionali. C'è un gruppo di lavoro ad hoc in ambito ISO che sta portando avanti quelli che devono essere i requisiti ambientali che devono avere i droni quando applicano i prodotti fitosanitari. Quindi anche la direttiva macchina, che è quella che poi porta alla marchiatura CE, nel caso dei droni utilizzati per l'impiego dei prodotti fitosanitari, dovrà rispettare questi vincoli che saranno previsti da queste nuove norme che diventeranno norme armonizzate. In merito agli aspetti economici di cui parlavo prima, c'è anche il cosiddetto Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale prevede delle cifre importanti, 7 miliardi per l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare e 500 milioni di contributi in conto capitale per l'ammodernamento delle macchine agricole. Ecco, in particolare sembra che l'indirizzo sia di questi fondi sia
verso tecnologie di agricoltura di precisione e nello specifico di tecnologie in grado di garantire una riduzione di almeno il 25 ma fino al 40% dell'uso dei prodotti fitosanitari. Qui mi chiedo poi chi è che certificherà queste cose, quindi secondo me sarebbe molto importante che Enama con la sua certificazione potesse ritornare in gioco e quindi poi consentire anche una dichiarazione di conformità a questa possibile riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari. E poi c'è l'agricoltura 4.0, che anche questa verrà finanziata con dei crediti d'imposta, ma sembra che in questo caso, siccome i soldi finiranno all'ISPES, saranno soprattutto legati agli aspetti della sicurezza, sicurezza di nuovo anche ambientale, con riduzione delle emissioni dei trattori, quindi passare, promuovere il passaggio dei trattori da Euro 1 a Euro 5 come motorizzazione, con ROPS e cabine di categoria 4 quando utilizzati per l'impiego dei prodotti fitosanitari. Quindi la macchina erogatrice, come avete visto, diventa il cuore, l'elemento fondamentale, ma non solo la macchina, anche l'utilizzatore della macchina. Quindi ricordiamoci sempre l'aspetto della regolazione, della formazione dell'utilizzatore, quindi diventa l'aspetto cruciale per raggiungere questi obiettivi. E quindi su questa soprattutto dobbiamo molto lavorare. Ricordandoci anche, qui l'ho voluta mettere all'inizio, non alla fine, perché ricordo sempre che oggi purtroppo nelle prime fasi vegetative, qui mi riferisco al trattamento delle colture arboree, perdiamo anche oltre l'80% del prodotto. Allora, se noi riuscissimo a ridurre, cosa che è possibile, del 50% queste perdite, ecco che avremmo già raggiunto l'obiettivo del 50% di riduzione dei prodotti fitosanitari. E di nuovo qui entra in gioco l'importanza della formazione e della regolazione. Allora, cosa dovremmo cercare di fare? Innanzitutto garantire l'efficienza delle macchine in uso. Oggi, come sappiamo, come è già stato in parte ricordato, abbiamo ancora troppi pochi controlli effettuati. Si parla del 40%, forse siamo al 50% di macchine controllate, dovevamo arrivare a novembre 2016 ad averle controllate tutte e siamo molto indietro in questo senso, quindi ben venga la creazione, come sembra che arriverà con il nuovo PAN, del registro nazionale delle macchine erogatrici in uso, così come quello della condizionalità. Credo che questi siano due elementi fondamentali: il primo perché ci consente di sapere effettivamente quante macchine stiamo usando, il secondo perché dovrebbe dare uno stimolo verso i possessori e utilizzatori di questa macchina a effettuare il controllo. Poi dovremo anche avere, questa è una proposta che anche all'interno del gruppo di coordinamento, chiamiamolo ancora Enama, abbiamo più volte fatte al Ministero, in particolare al dottor Fazzarano, dell'obbligo della presenza sulla macchina degli ugiani antideriva. E quindi in particolare vedere se nel nuovo PAN, nell'allegato 2, dove si parla di componenti dell'attrezzatura che sono oggetti poi dei controlli funzionali, al momento del controllo uno debba verificare che quando, ovviamente tecnicamente possibile, quindi sulla macchina sia presente con dei porti ugelli multipli almeno una serie di ugelli antideriva. Vedremo su questo aspetto, credo che non sarà così facile arrivare a questa proposta effettivamente consolidata. Poi c'è l'aspetto delle dosi. Ecco, anche qui chiaramente vogliamo ridurre, ce lo impone il Green Deal, ce lo impongono le nuove regole del 50% i prodotti fitosanitari, ma se poi abbiamo dei vincoli legislativi, noi siamo l'unico paese degli Stati europei che ce l'ha e noi sappiamo anche che l'etichetta è legge, quindi noi dobbiamo cercare di svincolarci da quelli che sono gli attuali vincoli legislativi. Quindi la legge oggi ci dice, per evitare fenomeni di resistenza, che non possiamo scendere al di sotto di certe dosi. E quindi noi invece dovremmo riuscire a emanare uno specifico provvedimento per consentire il ricorso a dosi di impiego ridotte. Pensate per esempio alle macchine con recupero: una macchina con recupero
nelle prime fasi vegetative recupera l'80%, vuol dire che riduce dell'80% la dose. Cioè lui effettivamente distribuisce la dose in etichetta, però recuperandone l'80%, poi alla fine, quando sul registro, sul quaderno di campagna, devo dire quanti chili ettaro ho consumato di quel prodotto, ovviamente i conti non mi tolgono e quindi poi posso avere anche dei problemi di carattere legislativo. Allora dobbiamo cercare di far fronte a queste cose. Fortunatamente, grazie anche alla disponibilità del dottor Falzarano, abbiamo recentemente avuto un incontro con Federunacoma e con il settore dei costruttori delle macchine rollatrici e insieme abbiamo definito di mandare una lettera ai tre ministeri, agricoltura, salute e transizione ecologica, affinché si arrivi all'emanazione di questo decreto legge per consentire l'impiego di dosi ridotte laddove la tecnologia lo consente, non to cure, ma dove la tecnologia, ho fatto prima l'esempio delle macchine con recupero, lo consenta. E quindi dobbiamo anche cercare di promuovere queste soluzioni tecniche. Quali sono le soluzioni tecniche? Qui ne ho riportate qualcheduna, macchine con recupero, l'ho già accennato, macchine in grado di riconoscere il bersaglio, il diserbo combinato chimico e meccanico, altre soluzioni tecniche che prevedono l'impiego di tecnologie. Dicevo prima, 80% di riduzione del prodotto nelle prime fasi vegetative, con la macchina con recupero, sistemi ultrasuoni che permettono di riconoscere il bersaglio, anche in questo caso grande possibilità di ridurre l'impiego dei prodotti, sistemi ottici in grado di riconoscere gli infestanti, anche qui posso arrivare all'80-90% della riduzione del diserbo, per esempio nel sottofila, ma non solo nel sottofila del filare. Altre soluzioni come il diserbo combinato sulle sartiate con quello meccanico, anche qui in funzione della distanza interfila dal 25 al 50% di prodotto risparmiato. Altre soluzioni per contenere la deriva, quindi con sensori di velocità del vento e possibilità in tempo reale di passare dall'ugello antideriva a quello tradizionale, oppure di chiudere sulle capezzagne quando uso macchine a più file gli ugelli in maniera tale da non distribuire laddove appunto il bersaglio non è presente, fino ad arrivare a soluzioni tecniche innovative come quelle che stiamo portando avanti in questo interessante progetto europeo Optima, a cui partecipa anche il professor Gill, e che prevedono una serie di sensori in grado di riconoscere non solo la presenza della malattia, ma anche attraverso dei sistemi decisionali di integrare la presenza della malattia con il sistema decisionale e quindi effettuare effettivamente la distribuzione solo là dove serve. Tutto questo l'abbiamo per quanto riguarda il settore Italia e il settore viticolo montato su una macchina Caffini. E quindi, come dicevo, abbiamo la possibilità attraverso un sistema di diagnosi precoce della malattia basato su immagini ottenute con una fotocamera, vedere la presenza di peronospora e poi abbinando questa informazione col deciso support system andare ad applicare il prodotto nella quantità desiderata e solo dove effettivamente la malattia è presente. Poi c'è la fase di regolazione, quindi poi una volta individuata la malattia dobbiamo anche distribuire il prodotto in quella zona in maniera ottimale. Quindi questo lo otteniamo attraverso i sensori ultrasuoni che ci permettono di intervenire su una ventola azionata elettricamente. Questa è stata la prima macchina rollatrice che monta una ventola con motore elettrico. Io penso che in futuro avremo molti implements, molte macchine rollatrici che avranno, così come altre macchine, che saranno azionate da motori elettrici, proprio perché il motore elettrico mi permette una precisione assolutamente ottimizzata, quindi posso ottimizzare la velocità dell'aria, così come attraverso l'uso di progetti di ugelli
a modulazione, quindi degli ugelli che si aprono e si chiudono attraverso delle elettrovalvole, ho la possibilità di modificare il volume erogato. Quindi, ripeto, in funzione della pressione della malattia, della quantità della canopy e quindi della massa vegetativa, posso intervenire sia sulla ventola, quindi sulla portata e la velocità dell'aria, sia sul volume erogato. Ma l'ultimo punto, che forse è ancora quello, anzi io credo sia quello più importante, è la corretta regolazione della macchina. Allora, ecco, e questo è proprio il tema della giornata di oggi, arrivare a rendere obbligatorio la regolazione strumentale insieme, ma subito dopo, la verifica della funzionalità della macchina, quindi tutto fatto presso gli attuali centri prova, ma anche attraverso un'adeguata informazione e formazione dell'utilizzatore. Allora, non sto a ricordarvi l'importanza della regolazione, ma ricordo ancora, e mi rifaccio a quello che ho detto prima, che possiamo ridurre del 50% l'uso dei prodotti riducendo del 50% le perdite, e queste perdite possono proprio essere ottenute, questa riduzione delle perdite, grazie ad una ottimale regolazione. Diversi anni fa abbiamo già messo a punto delle macchine in grado di autoregolarsi e quindi modificare la regolazione in termini di ugelli aperti, distanza dei flettori in funzione di diverse forme di allevamento, ma anche di adattarsi, soprattutto, e qui mi riferisco alle nostre zone piemontesi con filari che non sono allineati, quindi abbiamo la necessità di regolare in maniera automatica la macchina, di ridurre notevolmente le perdite, così come agendo anche sull'aria, che è un altro aspetto importante. Importante anche in termini di deriva, quindi vedete come grazie ad una riduzione della portata della ventola sia possibile ridurre considerevolmente anche le perdite per deriva. Ma ripeto, l'aspetto più importante è ancora quello della informazione e formazione, ma di questo parlerà sicuramente in maniera molto estesa e approfondita il caro amico professor Emilio Ghi, che seguirà la mia presentazione. Voglio però ricordare, per quanto riguarda l'aspetto più prettamente italiano, che io su questo, sapete, insisto da tanto tempo, ritengo che proprio anche nell'ambito della formazione cosiddetta obbligatoria, quindi quella per acquisire la possibilità di utilizzare prodotti fitosanitari, quindi per il rilascio di patentini, sia inserita in maniera molto più diffusa di come avviene oggi questa fase legata di formazione legata alla corretta regolazione della macchina regolatrice. Quindi questo io mi auguro sia qualcosa che possa essere previsto anche nell'ambito del nuovo piano di azione nazionale. Allora, e sono l'ultima diapositiva. Come abbiamo visto, gli obiettivi che ci vengono proposti e che dobbiamo raggiungere dall'Unione Europea non sono assolutamente facili da raggiungere, però questa è chiaramente una strada obbligatoria, lo vuole la Commissione Europea, lo vogliono i cittadini, quindi dobbiamo andare assolutamente in questa direzione, e per arrivare a questi risultati abbiamo visto che la macchina regolatrice e quindi anche chi gestisce la macchina, lo ripeto ancora una volta, diventano un fattore determinante. E quindi il successo finale dipenderà molto anche dalla sensibilità di tutti i componenti, l'anello della filiera, quindi dai costruttori delle macchine che dovranno sempre più implementare e cercare di promuovere l'acquisto delle macchine più in grado di garantire la sostenibilità della distribuzione, dei tecnici che dovranno essere adeguatamente formati in questo senso e degli agricoltori che dovranno essere convinti di questa scelta. Io vi ringrazio e vi suggerisco di visitare questi due siti, quello del progetto Innosetta, che è coordinato dal professor Ghil, credo che poi lui ne parlerà, dove trovate alcune soluzioni tecniche, di quelle che vi ho presentato molto velocemente nella mia relazione, il progetto Ottimo, di cui vi ho brevemente parlato. Grazie e sono a disposizione per delle domande. Grazie professore, se può togliere la condivisione dello schermo, così rientriamo
Sono decisamente molti gli spunti, intanto le informazioni, ma anche gli spunti di discussione che sicuramente potremo eventualmente approfondire in discussione. Ha dato, diciamo, buon assist a chi la precederà come relatore. Io vorrei solamente puntare l'attenzione di tutti su quella che era una sua slide e sul fatto che l'efficienza della distribuzione dei prodotti tramite la macchina può essere molto migliorata ed è direttamente proporzionale al risparmio di prodotto fitosanitario. Quindi, diciamo, uno degli obiettivi, cioè una delle strategie che più potrebbe permetterci di avvicinarci al famoso obiettivo riduzione del 50% entro dei prodotti fitosanitari entro il 2030 di Farm to Fork, è proprio quello di lavorare a 360 gradi sull'efficientamento della distribuzione dei prodotti fitosanitari. E si parla tantissimo, forse troppo, anche a sproposito di agricoltura 4.0, le innovazioni, come ci ha fatto vedere anche se in carrellata, sono molte, sono tante, possono essere applicate. Il problema è far arrivare l'innovazione al campo, all'agricoltore, e quindi formazione innanzitutto e trasferimento dell'innovazione. Di questo ci parla il professor Hill, che ringrazio, e che lo farà ovviamente in italiano, per cui con uno sforzo in più, ma lui parla benissimo la nostra lingua. Prego, professore. Non so se si parla benissimo. Buongiorno a tutti, grazie. È un piacere di essere qui. È un po' difficile di parlare dopo la bellissima presentazione del mio collega e caro amico Paolo. Come diceva, io sono il professore Emilio Gil, ringrazio specialmente a Salvatore per l'invito di essere qui. Ha avuto l'opportunità di lavorare sulla isola di Sardegna un sacco di volte, tanto anni fa, però con l'arrivata della Covid abbiamo fermato un po', aspetto di ritrovare questa bellissima attività non solamente in aula ma anche in campo, perché come diceva il professor Balsari, la formazione e l'educazione è un aspetto fondamentale. Ha visto che stiamo lavorando dal punto di vista della ricerca diversi progetti interessantissimi. L'Ottima è uno di questi progetti europei. Hanno sviluppato quello che diciamo smart spray per il vigneto. Vi ha parlato bellissimo il professore Balsari. Noi anche abbiamo fatto la stessa cosa qui in Spagna per la pece, e anche i nostri colleghi francesi stanno lavorando sulla, non so come si dice, zanahoria, carrot. Però è tutto... è vero, grazie. Però tutto questo smart spray ha un sacco di piccolino materiale, di computer, di connessione all'internet, che bisogna di avere un professionale veramente formato. Se no, la più difficile, la più importante cosa è abbiamo tutta questa tecnologia. Il costo della tecnologia è ogni anno meno, riduce il costo, però se non si trovano un professionale che è capace di tirare fuori tutta la possibilità di questo materiale, non è per niente. E questo è un aspetto che è già stato impegnato dentro della direttiva di uso sostenibile, la 128, che bisogna una revisione. Ma bisogna una revisione, però dopo dico qualcuna cosa, perché ancora stiamo già facendo la seconda revisione della direttiva, c'è ancora qualcuno paese d'Europa che non ha cominciato a fare nessuna cosa sulla la vecchia. E abbiamo dati, specialmente per quanto riguarda alla formazione e alle ispezioni dell'equipo in uso. Allora, vado a compartire la mia... Sì, si vede, quindi se passa alla modalità presentazione. Sì. Si vede bene? Benissimo. Ah, bellissimo. Allora, questo è il titolo della mia conferenza, aspetto 15 minuti, 18 minuti. L'irroratrici, la formazione e la diffusione della conoscenza, i pilastri per un'agricoltura migliore.
che dopo 30 anni lavorando all'università, facendo ricerca, ma soprattutto facendo formazione, penso che è importantissimo di avere questo. Ma non solo lo penso io, sino che fortunatamente è anche la Commissione Europea che vede importantissimo fare formazione, fare la trasferenza della conoscenza. L'agricoltore, tutti gli agricoltori hanno bisogno della informazione, soprattutto del nuovo sviluppo, dell'opportunità e della strategia di adattamento. È chiaro anche che non sono tutti gli agricoltori che hanno bisogno della stessa tipo di formazione. Parliamo di grande agricoltore, parliamo di piccolino agricoltore, parliamo del produttore di frumento, ma anche parliamo di produttore di uva, di pece. La parte mediterranea in generale, parliamo di piccolo agricoltore con un potenziale minore che quello che si trovano in generale il centro e il nord d'Europa. È un studio fatto già nel 2015 dalla Commissione Europea, diceva che l'esigenza della conoscenza dei giovani agricoltori differiscono notevolmente a seconda del paese in cui vivono, del settore agricolo, del loro livello di istruzione e della loro situazione agricola. Parliamo di giovani agricoltori. Perché se vogliamo che l'agricoltura conosce bene e utilizzano bene tutta questa tecnologia, parliamo delle applicazioni per il cellulare, parliamo del computer, parliamo della connessione sull'internet, su tutto questo, i sensori che parlavano il professore Balsari, dobbiamo incidere sulle giovani agricoltori, se no non è il futuro per. Però sì, si fa una indagine sul grado di adozione della nuova tecnologia sull'agricoltura, che ci ha fatto già dalla Commissione Europea. Vedi qui perché l'agricoltore in generale non fa l'adozione della nuova tecnologia. 23% dicevano che il costo era troppo caro. Secondo me questo 23% ha diminuito negli ultimi anni perché la tecnologia non è tanto cara. Un cellulare costa 50% oggi da quello che costavano 10 anni fa. E la stessa cosa con i sensori, con il LIDAR e tutto questo. 22% dicevano che la mia azienda non è troppo grande e per me non è tutto questo. Tutta questa evoluzione non è per me, perché io sono un piccolino agricoltore. Non è vero anche. Dobbiamo mettere il fuoco soprattutto sul piccolo agricoltore, perché l'Europa è piena di piccolo agricoltore. E le più un'altra delle cose importanti è la falta di informazione. 19% di agricoltori dicevano che non conoscevano questo. Allora, se non conosciamo cosa abbiamo e cosa possiamo usare nella nostra azienda, non la possiamo usare. Tutti questi tre aspetti sono importanti, perché gli agricoltori sono impegnati, li vogliono mettere, investire dall'agricoltura. Anche qui si vede importanti. Ho avuto un problema, non so perché. Sì, è saltata. Riproviamo con PowerPoint, sì. Sì, non so. Sento di aprire un altro. Scusa, parliamo della tecnologia sempre. Ecco qui. No, credo che c'è un problema con un piccolo video, lo tiro fuori il video. Per stare sicuro di no. Ci vede ancora? Sì, adesso si vede bene. Siamo tornati alla presentazione. Grazie, scusa. Allora, diceva che gli agricoltori sono impegnati che vuole fare investire. Ma sì, mettiamo, dove si vuole investire? Principalmente in macchinari e attrezzature. 40% la trattrice, ma anche 16% l'equipo per il trattamento fitoatri, ci sono i più importanti. Ma anche sono impegnato in investire in formazione, e dentro della formazione volevano conoscere cosa rispetto della contaminazione ambientale, tutto questo che sono dentro del Farm to Fork, del Green Deal, e della, anche
Di 7% volevo conoscere di più aspetti legali, diciamo, della 128, della 127, perché non tutto l'agricoltore conosce tutto questo che li affettano direttamente, devono conoscerlo. Ma non solo parliamo degli agricoltori, anche parliamo quando diciamo la direttiva macchinas, anche parliamo della falta di conoscenza del fabbricante delle equipi, almeno qui in Spagna stiamo lavorando con l'Associazione Nazionale, abbiamo elaborato un manuale di istruzione di come implementare gli aspetti obbligatori della, per quanto riguarda gli aspetti medioambientali degli equipi, perché non tutti i fabbricanti di irrorazioni sono il grande. Abbiamo piccolino, anche in Italia è assolutamente enorme il numero di piccolino fabbricanti di sprayers. Io ho avuto la fortuna di essere nombrato come esperto del gruppo di agricoltura di precisione della Commissione europea 3-4 anni fa. Abbiamo lavorato insieme 20 colleghi di tutta l'Europa, ma non solo della ricerca, anche dell'Accademia, anche agricoltore, anche dei rappresentanti dell'amministrazione locale. E avevo arrivato a un documento che si può trovare nel link, lo metto qui nella presentazione, e anche abbiamo detectato i principali problemi da risolvere per quanto riguarda l'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione vuole dire l'utilizzazione della ultima tecnologia, oppure non bisogna essere la ultima. Marcato qui in verde, anche ho fatto la traduzione in italiano, il più importante secondo me. E come raggiungere gli agricoltori? Parliamo ancora della formazione e della informazione. Noi conosciamo, ma no, sono sicuro che non tutti gli agricoltori conoscono tutto. Dobbiamo raggiungere gli agricoltori, non è facile. Si deve mettere a punto strategia per il piccolo e la media azienda. Diceva anche, unicamente credo sia il 3% della superficie d'Europa bisogna di azienda più grande di 100 ettari. Gli altri 50% è pieno di piccoli agricoltori. Sono questi agricoltori che sono i responsabili della produzione della uva, del pece, del prodotto della comida che dopo bisogna garantire la qualità. Pertanto si deve formare anche questo agricoltore. E finalmente, è più importante secondo me, il supporto per i consulenti. Come è praticamente impossibile che da noi, dalla università o dal centro ufficiale, si arrivano a tutti gli agricoltori, abbiamo la figura del consulente, che è obbligatoria. Però, a un certo punto, almeno qui in Spagna, la cosa che fanno i consulenti non è veramente un'attività di consulenti come tecnici, ma un consulente come amministrativi. Persono tutto il tempo la burocrazia e si deve fare un supporto tecnico al consulente. Ho messo qua questa foto e anche un link a YouTube, perché come diceva il mio amico Paolo, io ho la fortuna di essere il coordinatore di questo progetto europeo chiamato Innosetta. Dopo diciamo qualcuna cosa di Innosetta. Ma Innosetta, quello che abbiamo fatto è mettere una piattaforma dove si trovano, non diciamo tutto il materiale, ma una grande quantità di materiale già utilizzabile per gli agricoltori e per i tecnici. Perché sempre quando c'è qualcuno che si mette sull'internet per trovare qualcuna cosa, ad esempio, rispetto alla dose di prodotto, come diceva Paolo, si trovano documenti in inglese, si trovano documenti troppo tecnici che non mi servono, a me come agricoltore. Allora, questo è quello che abbiamo fatto dall'Innosetto al progetto. Però io pensavo, e i nostri colleghi pensavano, c'è un sacco di progetti europei. C'è un sacco di finanziazione pubblica che si mettono per fare il progetto, che qualcuna volta facciamo la stessa cosa. E dopo 3 anni lo mettiamo sotto di qualcun sito perché la finanziazione finisce. E abbiamo organizzato questa riunione in collaborazione con la Commissione europea di vedere questi 10 progetti che si vedono sulla pantalla. Cosa stanno facendo,
quali sono gli obiettivi e come si prevede l'utilizzazione di questo progetto. Io credo che è interessante di vedere perché il progetti come IPM Work o progetti come AgriLink o Smart Protect sono veramente interessanti per trovare un sacco di informazioni per il tecnici. C'è disponibile il link dal canale di YouTube del nostro progetto Innosetta, del quale parlerete dopo. Ancora la formazione, perché ha avuto un intervento in questo video da Inge Van Os della Commissione Europea, che ha messo sopra la tavola la vera importanza della formazione, della informazione e della trasmissione della conoscenza. Ma non è, questo non è nuovo. Dal 2005, credo che tanti di quello che stanno seguendo questa conferenza ha sentito parlare del progetto TOPS. Dall'anno 2005, parliamo di 16 anni fa, abbiamo cominciato questo lavoro anche con il professore Balsari per dimostrare che il training, di cui l'acronimo Train Operators to Prevent Point Sources è stato il primo nomine, la formazione è importante, ma non basta con una formazione volontaria. Meno, diciamo, qui in Spagna se lo mette, qualcuna cosa che mettiamo volontaria non funziona. Credo che in Italia succede qualcuna cosa similare. Si vede l'ultima linea della grafica. Dopo una indagine sopra più da 2000 stakeholders in tutta Europa, la formazione obbligatoria è l'attività, l'erramenta che funziona meglio per fare migliore l'utilizzazione dei trattamenti fitoattrici, perché abbiamo la macchina, però se non abbiamo la formazione non è per niente. Questo già lo abbiamo detto dall'anno 2005. E siamo felici di sapere che anche la Commissione Europea gli dà importanza alla formazione. E per questo aspetto, credo che qualcuno da voi conosce già questo programma dalla CHAFEA, la Consumer Health, Agriculture and Food Executive Agency, un'agenzia europea che ha girato il nome, dopo mostro il nuovo nome, ma c'è un programma che si chiama BTSF, Better Training for Safer Food. Noi abbiamo anche la fortuna che con il professore Balsari e io come coordinatore facciamo la coordinazione di un corso dedicato esclusivamente a pesticide application equipment, diciamo la formazione, la ispezione e la taratura e la calibrazione degli equipi per l'applicazione di fitoattrici. Ci vede una foto là. Abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, credo che sono 13 o 14 corsi di una settimana dove facciamo lezioni, facciamo pratici e diversi paesi della Unione Europea. Abbiamo fatto corsi in Torino, corsi in Barcellona, corsi in Germania e abbiamo ricevuto assistenti di tutti i paesi d'Europa, come vedi nel mappa, più di 400 assistenti, tutti che appartenevano all'amministrazione pubblica. Legato a quello che diceva il professore Balsari sulla modifica della 128, devo dire che una grande parte degli assistenti a questo corso, specialmente quello dei paesi dall'est, non aveva cominciato la ispezione obbligatoria degli equipi quando aveva finito alla 2016. Vuole dire che è importante e difficile di trovare questa armonizzazione tra i paesi dell'Europa. Per questo corso è stato bellissimamente valutato per la Commissione Europea. CHAFEA ha girato il suo nome, si chiama JADEA, European Health and Digital Executive Agency. Metto là il nuovo link che si può visitare. Ma si va dentro di questa pagina web, si vede diversi programmi. Se mettiamo dentro del programma del FOOD, si trovano il programma del BTSF Academy. Si mantiene anche questo nome, BTSF Academy, dove si può trovare l'offerta di attività formativa presenziale, attività formativa online e attività formativa mixta. Noi siamo impegnati in ritomare questo corso che diceva, perché ancora
si devono fare almeno 5 o 6 settimane di corse. Abbiamo deciso di parare un po' dopo la situazione del Covid, ma secondo la Commissione europea dopo settembre si potrà cominciare anche l'attività. L'attività, come si vede nella foto da destra della pantalla, sono i corsi a Torino, il corso in Germania e il corso in Barcellona. Ma anche dentro di questa BTSF io sono impegnato in 2 corsi che sarà interessante di sapere. Settimana prossima abbiamo un corso online, in questo caso, si chiama Assessment of Efficacy of Plant Protection Products, coordinato dal mio collega Ettore Capri. E anche sono io il coordinatore di un nuovo corso online che stiamo lavorando, impegnato sul risk mitigation. E vuole dire che aspetto che per la fine dell'anno avrà sull'internet la possibilità di seguire un corso sul risk mitigation measurements and risk mitigation assessment, ma in questo caso unicamente online. Sono veramente importanti in questo corso. 4 parole sul progetto Innosetta che diceva, no? Innosetta, Innovative Sprayer Equipment Training and Advising. Questa è dove viene l'acronimo SETA, vale dire che SETA in spagnolo is mushroom. Allora abbiamo fatto gli ultimi 3 anni, abbiamo cercato SETA per tutta la parte del mondo. L'obiettivo di questo progetto è colmare il divario tra la ricerca e l'agricoltore, perché ad esempio ricordiamo il progetto Ottima del quale ha parlato il professore Balsari, un progetto interessantissimo. Stiamo lavorando su un detettore, una camera che può vedere la diversa malattia prima dell'occhio umano. Abbiamo macchine che sono capaci di misurare la canopia, misurare l'arbol, misurare il vigneto e fare il cambio in continuo, tanto della portata degli ugelli come della portata dell'aere della ventola, come ha mostrato il mio amico Paolo. Però quanto di questo nuovo sviluppo arrivano al settore finale? E non è solo per il ricco agricoltore. Più importante è che bisogniamo agricoltori veramente trainato in questo senso. Qui dove stavano il video, che c'è qualcuno il problema con il PowerPoint, ma se vai dentro della web dell'Innosetta è pieno di video dove si può trovare come funziona. Però l'idea è un archivio liberamente accessibile di tecnologia di spruzzatura innovativa, materiali di formazione, progetto e documenti su misura per le esigenze della comunità di spruzzatura, è legato sempre alla protezione della cultura. Cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Abbiamo stato capaci di costruire una base di dati, una piattaforma, grazie al lavoro del nostro collega dalla ILBO, David Mutens, anche il nostro collega di Agenso dalla Grecia. La SETA, hanno tutto il materiale. Abbiamo in questo momento più da 1000 SETA. Si hanno classificato progetto europeo, progetto nazionale, progetto locale, articoli, ma non specialmente articoli scientifici in inglese, perché gli agricoltori non parlano inglese, sì, gli agricoltori dell'Inghilterra parlano inglese, ma non lo spagnolo, ma articoli tecnici che si spiegano nel linguaggio locale. Anche un sacco di soluzioni industriali, materiale già a disponibilità dell'agricoltore. Si può parlare della ultima novità dell'ugelli, da un sistema di regolazione dell'aria, qualcuna cosa che già è al mercato, ma che l'agricoltore non la conosce. E finalmente materiale di formazione. Abbiamo pieno materiale di applicazioni per il cellulare, di tutorial, materiali formativi, eccetera, eccetera. Questo è come si vede la piattaforma, che si accede tra il sito web della Innosetta. E fortunatamente c'è già disponibile in 8 diversi linguaggi, perché è per ogni uno dei paesi partecipanti.
devo dire che tutto questo materiale è stato bellissimamente, chiaramente classificato e valutato per il nostro collega dell'Università di Torino, Fabrizio Gioeli, che ha fatto un lavoro di classificare, di metterlo qui, di metterlo là, o di decidere di non metterlo, perché non si vale mettere qualcuna cosa. Oppure è chiaro che il numero di set, il numero di materiale è andato crescendo negli ultimi 3 anni, si vede qui come la soluzione industriale, abbiamo più di 300 soluzioni industriali, quasi 200 articoli, 76 progetti, può essere qualcuno da voi anda cercando qualcun progetto specifico di qualcuna cosa, si mette dentro dalla piattaforma di Innoset perché c'è un filtro per trovare cose. E anche in più di 400 materiali di formazione, ancora la formazione. Allora, voglio dire, abbiamo il materiale, ma bisogniamo che questo materiale si conosce tra l'utilizzatore e specialmente tra le consulenti. Questo, essendo anche un progetto europeo, abbiamo la fortuna di che, come noi, tanto Paolo come io, viaggiavamo tanti, specialmente prima del Covid, spero di ritornare questa attività, anche questo è arrivato fuori dell'Unione Europea. Perché un mese fa o 2 mesi fa abbiamo fatto un webinar sull'utilizzazione della piattaforma Innoset con più di 250 persone che hanno venuto e un sacco di assistenti venivano dalla parte di America, perché dopo il nostro lavoro in tutto questo paese. Devo dire che in Sud America hanno anche la possibilità, la necessità e l'interesse nella formazione. Infatti la prossima settimana ho fatto un corso, non è specialmente un corso di formazione, ma una speciale riunione con il Ministro dell'Agricoltura del Cile, perché vuole mettere come obbligatorio l'ispezione delle equipi di applicazioni di fitoattrici, perché 80% della sua produzione arriva a Europa. Le vuole seguire completamente almeno parte della normativa europea. E si vede anche la grafica della parte destra, da una indagine che abbiamo fatto sulla Innoset, della piattaforma di Innoset, tutte le sette la più apprezzate stanno la formazione, il materiale della formazione e la soluzione industriale, come aspettiamo. Allora, anche la formazione. Qui si vede un piccolino esempio di quello che chiamiamo setta. Sono 3 sette di materiale di formazione, un disco di taratura, di calibrazione degli atomizzatori. Se abbiamo un minuto faccio una piccolina dimostrazione di questo. Dosavegna, un'applicazione per il cellulare che consente di calcolare il volume ottimo di applicazione sul vigneto e la dose ottima sul vigneto, che siamo tanti contenti di averla sviluppato dal mio gruppo di ricerca all'Università di Politecnica di Catalogna, e un diverso materiale che vengono anche che è un altro progetto europeo, come migliorare le applicazioni di fitoattrici. Questo è stato un progetto live finanziato dalla Commissione Europea che abbiamo lavorato in una piccolissima regione di Spagna, nel nord di Spagna, in Chacolí, che ha la formazione come il tendone in tutta parte, molto difficile. Facevano tra 15 e 16 trattamenti all'anno e abbiamo conseguito ridurre un 40% l'uso di fitoattrici. Unicamente materiale di formazione. Allora, pensiamo che la tecnologia è buona, la tecnologia esiste, però senza la formazione non è per niente. E finisco, credo che questa è l'ultima slide, con qualcuna immagine di attività che stiamo facendo dopo più da 20 anni in collaborazione con il produttore di fitoattrici. E qui in Spagna lavoriamo, voglio dire che lavoro con Syngenta, lavoriamo con Bayer, lavoriamo con BASF, lavoriamo con Belcim, facendo corso di formazione teorico e pratici in diverse culture. In tutti questi corsi arriviamo il ricercatore dell'università e diciamo: ragazzi, possiamo ridurre l'uso dei fitoattrici. E qualcuno dice: non è possibile che un corso finanziato dalla Syngenta mi dice che puoi ridurre meno prodotti fitoattrici.
è vero, perché il produttore di fitoatrici vogliono essere sicuro che i suoi prodotti si applicano bene, perché se no, se c'è qualche problema, qualcuna di queste immagini che si vede nella pantalla, il giorno dopo, nel giornale, non c'è la pregunta qual era l'ugeli che utilizzavano l'agricoltore, no? Diceva il Bayer o la Syngenta Mata o qualcuna cosa. Abbiamo fatto formazione di più o meno 15.000 agricoltori tecnici in tutta Spagna. E in tutti i casi il risultato è stato bellissimo. Allora penso che una situazione in cui si deve lavorare tutti insieme, da un punto, da una parte l'amministrazione, penso specialmente l'amministrazione locale, anche l'Accademia, l'Università e il ricercatore come noi, il produttore di fitoatrici e l'Associazione di Agricoltori. E sempre, e finisco con questo, l'obiettivo è l'agricoltore, ma penso che è più... molto più d'avvantaggio se facciamo la formazione sopra il consulente. Grazie di tutto. Se c'è qualcuna domanda, credo che se c'è qualcuna possibilità di discutere dopo. E scusa per il mio italiano, perché credo che il 70% della parola non sono veramente italiana. Grazie. Grazie, professore. Invece, assolutamente. Un fluente italiano, quindi ci complimentiamo e apprezziamo maggiormente lo sforzo di presentazione. Molto chiaro, intanto ci ha dato delle informazioni importanti da cui andare ad attingere sicuramente con i link. La formazione è un po' la parola chiave e quello che purtroppo probabilmente è il grande assente, almeno nelle realtà italiane, è il consulente, nel senso che è una figura professionale che è nuova ma ben caratterizzata, prevista, ma la sua attività ancora stenta, nonostante la formazione probabilmente discutibile con le 25 ore di corso del sistema del piano di azione nazionale ha sfornato diverse migliaia in Italia di consulenti, in realtà questa figura professionale che effettivamente faccia il suo mestiere di consulente all'agricoltore ancora stenta a essere definita. E questo forse mi permette anche di collegare l'intervento del dottor Falzarano, che oltre a dirci cosa bolle in pentola ormai da tanto tempo, con il rischio c'è il brasato che deve bollire tantissimo per essere un buono stufato, però insomma speriamo di non carbonizzare il pan italiano facendolo bollire. Quindi vediamo un po' quali sono le ultime novità di questa bozza e con anche sicuramente qualche collegamento interessante che il dottor Falzarano ci dirà sulla macchine erroratrici, innovazione e trasferimento dell'innovazione con la consulenza. Prego, dottor Falzarano. Sì, buongiorno, grazie Arturo, buongiorno a tutti. Provo a mettere in condivisione il testo. C'è ancora qualcosa in condivisione, pregressa, perché non riesco. Vediamo un po'. Adesso si vede? Adesso sì, si vede? Va bene. Ok, perfetto. Perfetto. Perfetto, sì. Bene, di nuovo grazie per l'invito, grazie ad Arturo, a Salvatore e a Resu. Io ovviamente sono contento di partecipare a questo evento, anche per testimoniare l'interesse del Ministero per sottolineare la bontà di questa iniziativa proposta da tre regioni, Basilicata, Marche e Sardegna, e che poi ha visto coinvolto anche il nostro amico Angelo Zannotti. Ovviamente l'auspicio è che questa iniziativa possa svilupparsi coinvolgendo in futuro anche le altre regioni e lo stesso Ministero, visto che le potenzialità sono elevatissime. C'è sempre più bisogno di sinergie e di coordinamento tra le diverse istituzioni e di razionalizzazione delle risorse, che sono sempre più scarse.
Io vi parlerò brevemente del PAN, in particolare delle innovazioni che sono inserite nella bozza di documento che sta per essere, spero, approvata a breve e che aggiorna quella in vigore dal 2014. Ma non possiamo ignorare la particolarità di questo momento storico che il settore agricolo sta vivendo. Ci troviamo di fronte ad una richiesta pressante da parte del consumatore cittadino di cibo di qualità e maggiore tutela dell'ambiente, oltre che ad essere poi un'esigenza della Commissione europea che nasce appunto dall'umore della società, per capirci. E ci troviamo di fronte a una rivoluzione tecnologica importantissima, iniziata ormai da qualche anno e che impegnerà gli agricoltori nell'attuazione di nuovi modelli produttivi. E qui bisogna fare veramente tanti sforzi. Ovviamente mi collega a quanto diceva anche il professor Bill sulla formazione, sulla consulenza e quant'altro. La Commissione ritiene che si debba fornire un grosso impulso, un deciso impulso verso le nuove tecnologie che, a parere di molti, forse anche magari esagerando, dovrebbero contribuire in maniera determinata al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. C'è anche una coincidenza che riguarda gli aggiornamenti di programmi di settore molto importanti. C'è il recovery plan, ne parlava prima il professor Balsari, che sul tema che ci vede coinvolti stamattina reca 500 milioni, ovviamente non riguarda soltanto le macchine irroratrici, ma l'intero settore della meccanica agraria, in un contesto in cui circa 7 miliardi di euro sono destinati al settore agricolo e che verranno spesi nel giro di 2-3 anni. E poi abbiamo la PAC che è la madre di tutte le battaglie, se vogliamo dirla così. I fondi che reca la PAC sono importantissimi per realizzare una serie di obiettivi. Al momento possiamo dire che abbiamo una data di scadenza certa, che è il 31 dicembre 2021. Entro quella data gli Stati membri dovranno presentare il piano strategico nazionale che deve essere approvato poi a Bruxelles. E, ovviamente anche all'interno della PAC, di tutti i documenti programmatici finora adottati dalla Commissione, si parla moltissimo delle nuove tecnologie e della digitalizzazione in agricoltura, per cui veramente lo sforzo che farà l'agricoltura, ma anche le istituzioni, che dovranno fare le istituzioni nei prossimi anni, nel prossimo futuro, è quello di cercare di allocare al meglio una serie di risorse non trascurabili in maniera tale che poi quegli obiettivi possano essere raggiunti. E in questo contesto abbiamo anche il nuovo piano d'azione nazionale che è sicuramente da collegare a tutte queste politiche. Velocemente, noi sappiamo che la bozza di piano è stata già messa in consultazione un paio d'anni fa e da allora stiamo lavorando per cercare di redigere il testo definitivo. Durante la consultazione del 2019 sono pervenute oltre 22.000 osservazioni puntuali. Basta pensare che nella precedente bozza, la precedente bozza fu oggetto soltanto di 2.000 osservazioni. Quindi l'interesse per questo documento è veramente fortissimo. Qual è l'iter per l'approvazione del piano? È il Consiglio Tecnico Scientifico che si sta occupando della elaborazione del testo definitivo, analizzando le 22.000 osservazioni che vi dicevo. L'ultima riunione è del 4 febbraio 2021, dopodiché ci siamo un po' fermati per evitare di chiudere un testo che non trova ancora la condivisione su alcuni punti fondamentali da parte di tutte le amministrazioni rappresentate nel Consiglio. Confidiamo di farlo a breve, poi il testo verrà inviato ai tre ministeri che lo dovranno ovviamente condividere, sarà acquisita l'intesa della conferenza Stato-Regioni e poi ci sarà un decreto a firma dei tre ministri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il percorso è ancora lungo e faticoso, io prevedo che
non appena la PAC avrà definito i suoi obiettivi, anche il PAN, secondo me, avrà una vita più facile, quindi può essere chiuso in tempi brevi. Non è possibile immaginare date, però ripeto, il 31/12/2021 potrebbe essere un orizzonte temporale plausibile. È importante ciò che è successo a marzo. Abbiamo avuto l'audit della Commissione europea che ha appunto analizzato l'attuazione del piano d'azione nazionale. È stato svolto un audit dal 1 al 10 marzo, sono stati coinvolti 3 ministeri competenti, agricoltura, salute e ambiente, e sono state anche analizzate le attività poste in essere dalle regioni Lazio ed Emilia Romagna. Ci sono alcune cose che ovviamente la Commissione ha messo in evidenza. Il PAN è notevolmente ritardato, l'aggiornamento doveva essere fatto entro il 14 di febbraio del 2019, e questo lo sapevamo, siamo in ritardo. La Commissione ha registrato anche una complessità nella macchina amministrativa, se pensiamo alle competenze diffuse distribuite fra 3 ministeri e poi le regioni che devono applicare le misure. Ovviamente questo rende tutto abbastanza articolato, non dico macchinoso, ma è chiaro che è molto complesso, e di questo la Commissione ha preso atto. C'è un inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da residui di prodotti fitosanitari. Anche questo, voi sapete che c'è ISPRA che ogni 2 anni pubblica un report sui pesticidi nelle acque, e ovviamente anche su questo non possiamo che concordare con la Commissione. Gli sforzi che stiamo facendo sono notevoli, ma i risultati ancora non ci danno ragione del tutto. C'è la mancata applicazione della misura sul controllo funzionale delle erogatrici, ne ha parlato anche il professor Balsari, siamo intorno al 40%, poi vediamo qualche numero nel dettaglio. Sulla difesa integrata obbligatoria abbiamo delle grosse difficoltà, ma non solo noi come Italia, ma in tutti i Paesi membri si è verificata una scarsa applicazione di questa misura, anche per la difficoltà che si ha nel controllo dell'applicazione degli 8 principi della difesa integrata. E la Commissione ci addebita anche una mancanza di strategia nazionale che riguarda le sostanze attive che, secondo le analisi che dovremmo fare, risulterebbero più pericolose. E su questo insistono molto, anche perché è legato all'indicatore di rischio armonizzato HR1, di cui parleremo tra un po'. Però c'è anche una cosa positiva. Noi abbiamo illustrato la nuova bozza del piano d'azione nazionale, e tutte le cose che abbiamo evidenziato convincono la Commissione, nel senso che giudicano assolutamente in maniera positiva il documento, che a loro avviso risponde concretamente e risolve la maggior parte delle criticità evidenziate nel vecchio piano. Quali sono le novità più importanti? Sicuramente la sinergia tra il piano d'azione e la nuova PAC. Questo è un elemento importante che noi abbiamo colto prima ancora che poi nei documenti ufficiali emergesse questa necessità. Noi abbiamo cominciato a sviluppare la nuova bozza nel 2017, e già da allora fu detto che questa bozza deve essere il primo tassello della nuova PAC. D'altra parte, il vecchio piano non è stato adeguatamente finanziato dalla PAC, perché quando fu approvato i PSR regionali erano stati già definiti e quindi non c'era più spazio per accogliere misure diverse da quelle approvate dalla Commissione europea. Uno degli elementi fondamentali che caratterizza questo nuovo piano è una maggiore attenzione per la tutela della popolazione esposta al rischio di trattamento con prodotti fitosanitari, e quindi delle aree frequentate dalla popolazione. Su questo il Consiglio si sta producendo in uno sforzo veramente importante, e questo è uno degli argomenti che ancora dobbiamo definire. Certamente la formazione, l'informazione e la consulenza sono 3 elementi importanti per il nuovo PAN e per il successo che
può avere il PAN attraverso queste misure. Quindi noi facciamo anche riferimento a una adeguata formazione scolastica, universitaria e professionale. Abbiamo pensato di fare degli accordi specifici con le università, con gli istituti professionali agrari, ma anche con gli ordini professionali dei tecnici agricoli, e quindi perché noi pensiamo che ci sia bisogno di una consulenza qualificata, da qui veramente non ne usciamo. Il livello di competenza che dovrebbe avere l'agricoltore è sempre più elevato, se pensiamo anche alle nuove tecnologie, per cui sicuramente la consulenza deve essere la chiave di volta per l'attuazione del PAN. E poi il finanziamento della diffusione delle nuove tecnologie in linea con tutti i documenti programmatici di cui parlavo poco fa. Una delle cose sulle quali il PAN si basa è una nuova direttiva della Commissione europea che ha individuato due indicatori di rischio armonizzati che servono per valutare lo stato di attuazione e i progressi conseguiti dai vari stati membri appunto nell'applicazione delle misure definite nei rispettivi piani d'azione nazionale. Questa direttiva è stata recepita da noi nel 2019 e in particolare vorrei parlarvi dell'indicatore di rischio, uno dei due indicatori di rischio, che è l'HRI1. In sostanza, che cosa prevede questo indicatore? Che le sostanze attive siano classificate in quattro categorie diverse a seconda della pericolosità delle stesse, e a ciascuno dei gruppi delle categorie viene attribuito un coefficiente moltiplicativo. Il tutto è basato sulle vendite che rilevate da Istat ogni anno ai sensi del regolamento 1185. Cosa significa questo? Che la Commissione nel valutare lo stato di attuazione della direttiva si basa sulla vendita delle sostanze, non tanto più sul rischio, ma appunto sulla quantità di sostanze attive che vengono utilizzate, a prescindere da altri requisiti, e tende a scoraggiare l'uso di sostanze attive che sono più pericolose, attribuendo a queste sostanze un peso specifico maggiore. Per cui, se noi vogliamo immaginare come viene calcolato l'indicatore ogni anno, dobbiamo prendere le quantità di sostanze riconducibili a ciascuno di questi quattro gruppi e si fa un peso ponderato attribuendo e applicando questi coefficienti, dopodiché avremo un numero complessivo ponderato. Si fa riferimento al triennio 2011-2013 come base di riferimento, appunto, e quindi nel corso degli anni, come vedete, il numero oscilla tra 115, che è stato proprio il 2011, ma già nel 2014 eravamo a 91, e siamo tornati a 91 nel 2018. L'ultimo risultato, che è l'indicatore del 2019, ancora non pubblicato, però ci dà ragione del fatto che stiamo ancora in fase decrescente e siamo arrivati a 85 rispetto ai 100 di riferimento. Con la linea rossa vedete che viene evidenziato l'andamento dell'indicatore a livello europeo, per cui siamo leggermente al di sopra, ma non molto, rispetto alla media europea. Quali sono i principali obiettivi quantitativi del piano d'azione che è in fase di revisione? Uno delle criticità che c'era stata mossa dalla Commissione europea già nel 2017, quando c'è stata la prima visita conoscitiva in Italia, era proprio il fatto che rispetto alle previsioni della direttiva l'Italia non aveva individuato gli obiettivi quantitativi. Adesso lo abbiamo fatto, ci sono 9 obiettivi quantitativi principali. I principali riguardano l'aumento della superficie biologica, con particolare riferimento alle aree Natura 2000, un aumento della superficie agricola utilizzata, condotta con il metodo della produzione integrata certificata ai sensi della legge del 2011. Ovviamente queste percentuali sono riportate nel piano d'azione
pubblicato, ma sono suscettibili di essere modificate all'atto dell'approvazione definitiva del testo. Tra l'altro, soprattutto sul biologico, c'è stata una grossa disputa all'interno del Consiglio, ma anche da parte degli stakeholder che spingono a seconda degli interessi o molto a destra o molto a sinistra, per capirci, e quindi su questo ci sarà una valutazione di tipo politico quando ci sarà l'approvazione del piano. Ma abbiamo anche pensato di raggiungere una riduzione delle vendite di particolari sostanze attive, che sono quelle candidate alla sostituzione, per esempio, che è il gruppo 3 dell'indicatore che abbiamo visto prima, dove il coefficiente di moltiplicazione è 16, e quindi è chiaro che diminuendo l'uso di queste sostanze e le vendite di queste sostanze, noi contribuiamo a raggiungere risultati positivi con l'indicatore di rischio. E la stessa cosa pensiamo di ottenere come riduzione della presenza dei residui delle sostanze attive nelle acque superficiali, sempre con riferimento al periodo dei 5 anni di vigenza del piano d'azione. Sul controllo funzionale delle erogatrici ha detto molto, molto bene il professor Balsari, anche in relazione a quello che prevede la nuova direttiva, se possiamo così dire, quella che è in elaborazione da parte della Commissione europea. Rispetto al piano d'azione precedente non abbiamo grosse novità, se non quella di provare ad attuare la misura del controllo funzionale. Ad ogni modo, dal 1 gennaio 2021 cambia l'intervallo di tempo tra un controllo funzionale e l'altro. Prima era 5 anni e adesso invece viene ridotto a 3 anni, ma questo lo prevede la stessa direttiva 128. Per quanto riguarda i controlli e le scadenze con intervalli diversi, abbiamo elaborato e approvato un decreto ministeriale nel 2015, dove lì troverete tutte le particolarità. Un po' di numeri sul controllo funzionale. Abbiamo detto che siamo abbastanza indietro. Se vedete che nel 2017 avevamo 155.000 macchine controllate, nel 2019, cioè dopo 2 anni, soltanto 159.000. L'unica nota positiva è che noi pensavamo, sulla base di una stima precedente, che il numero di macchine geolatrici presenti sul territorio fosse di 600.000 unità, e l'abbiamo anche scritto nel panel del 2014. Adesso, sulla base di dati forniti dalle regioni, che ci hanno inviato una rendicontazione con riferimento al 31-12-2019, sappiamo che le macchine potrebbero oscillare, sempre secondo stime appunto fatte dalle regioni, tra 350.000 e 380.000 unità, per cui dovremmo essere intorno al 40-42% di macchine controllate. Siamo ancora molto lontani dal raggiungimento dell'applicazione completa della misura. Allora, noi, ascoltando anche quello che diceva il professor Balsari e anche il professor Hill, abbiamo una necessità assoluta di evitare l'effetto deriva, soprattutto quando parliamo di trattamenti su colture arboree. Noi nel PAN abbiamo 3 situazioni specifiche dove è necessario e dove ci siamo adoperati per trovare delle soluzioni che fanno molto riferimento alle macchine irroratrici, alla possibilità e alla necessità di regolare le macchine e fare in modo, anche attraverso soluzioni tecnologiche adeguate, di diminuire, di minimizzare la deriva. Di sicuro, quando ci troviamo in adiacenza con aree frequentate dalla popolazione, lì siamo ancora in forte discussione all'interno del Consiglio per trovare le soluzioni, sia le distanze minime da rispettare, sia le soluzioni tecnologiche per poter abbattere quelle distanze in funzione di misure di mitigazione che passano anche attraverso la qualità della distribuzione del prodotto fitosanitario. Un'altra situazione molto importante che abbiamo analizzato è il rapporto tra aziende agricole confinanti. Se pensate l'esigenza che ci è stata rivolta e ci è stata segnalata dalle
aziende biologiche e quando sono al confine con aziende che invece fanno trattamenti diversi da quelli del biologico. Noi abbiamo cercato nella bozza di piano d'azione di disciplinare in qualche modo questo rapporto per fare in modo che venga garantito il diritto di ciascun proprietario di non essere inquinato dal confinante. E anche qui le macchine erogatrici hanno un ruolo fondamentale, così come ce l'hanno a ridosso, quando facciamo trattamenti a ridosso dei corpi idrici. Insomma, come vedete, il piano d'azione dà molto risalto, dà molta importanza alla qualità della distribuzione del prodotto fitosanitario e il sistema complessivo anche normativo ci dà la possibilità di agire su questo fronte per migliorare la situazione. E quindi parliamo di agricoltura di precisione. Ci sono sinergie con la distribuzione dei prodotti fitosanitari, tantissime. A me piace molto questa definizione di agricoltura di precisione, quando si dice che bisogna fare la cosa giusta al tempo giusto, nel posto giusto, con le giuste quantità. E qui ci potremmo sbizzarrire a individuare una serie di questioni che riguardano appunto l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il tempo giusto, è ovvio che con i bollettini fitosanitari cerchiamo in qualche modo di dare le informazioni tempestive alle aziende agricole per trattare senza sprecare prodotto fitosanitario. Le giuste quantità, ovviamente una distribuzione precisa, se pensiamo al radio variabile, che è una delle cose che caratterizza l'agricoltura di precisione, capiamo come è importante cercare di limitare l'uso dei prodotti fitosanitari andando ad intervenire laddove è necessario. E quindi un'applicazione della miscela in maniera localizzata. Lo diceva anche il professor Balsari, la quantità di prodotto che si disperde è elevatissima e quindi su questo possiamo assolutamente lavorare per cercare di diminuire lo spreco di prodotto fitosanitario. E il professor Balsari aveva anche fatto riferimento alle dosi ridotte. Mi ha fatto molto piacere che abbia sottolineato anche quello che abbiamo scritto nel piano d'azione, cioè che vogliamo redigere un documento insieme al Ministero, un provvedimento, un decreto insieme al Ministero della Salute per individuare quelle situazioni in cui è possibile modificare la legislazione vigente, è possibile ridurre o comunque andare sotto quello che è il livello indicato in etichetta senza peraltro mettere in discussione l'efficacia del trattamento. E questo in armonia con quello che ci dice il punto 6 dell'allegato 3 della direttiva 128, dove si parla proprio di dosi ridotte. E quindi se noi non riusciamo a ovviare ai vincoli dell'etichetta, evidentemente non riusciamo neanche ad applicare in maniera corretta e adeguata la direttiva 128. L'obiettivo quindi è diminuire le quantità attraverso l'utilizzo di sistemi di distribuzione di precisione e adeguando le quantità alla superficie da trattare, ma l'ha detto in maniera dettagliata il professor Balsari. Il problema è il vincolo normativo, il rispetto dell'etichetta che ha valore legale e la lentezza dell'adeguamento della norma rispetto alla tumultuosa evoluzione della tecnologia. Sono due cose che non viaggiano con la stessa velocità e quindi su questo ci dobbiamo impegnare a tutti i livelli per cercare di trovare delle soluzioni, altrimenti rischiamo di infarcire le aziende agricole di tecnologie, ma senza poter poi di contro raggiungere quel risultato di una riduzione del prodotto fitosanitario. Vi dicevo della sinergia forte che c'è tra piano d'azione e la PAC post 2020.
il piano d'azione da sempre l'abbiamo considerato come se fosse il primo tassello della costruzione di questa strategia. D'altra parte ci sono sinergie importanti, al di là della nostra volontà e di quello che faremo nel PAN, tra lo stesso piano d'azione e la PAC post 2020. La condizionalità, che sono quella serie di regole che devono essere rispettate da tutte le aziende agricole per poter accedere ai pagamenti comunitari, prevede che tra questi impegni ci siano alcuni che riguardano proprio la direttiva 128. Ci sono 4 articoli che entrano per la prima volta in condizionalità: la formazione obbligatoria, il controllo funzionale dell'erogatrice, e questo è un fatto che a mio avviso è assolutamente positivo, perché ci consente finalmente di avere quello stimolo in più da parte delle aziende agricole per portare la macchina al centro prova e controllarla secondo la norma. E abbiamo l'articolo 12 con riferimento all'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree Natura 2000, e nonché anche l'uso a tutela dell'ambiente acquario, quindi ai sensi della direttiva quadro acque 2060. E infine l'articolo 13 della direttiva, nella parte in cui si parla di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Un'altra cosa importantissima è che l'indicatore di rischio che vi dicevo prima, l'HRI1, è lo stesso indicatore tra gli indicatori che misurerà anche i risultati della futura PAC. In più posso aggiungere che è in discussione proprio in questo ultimo periodo all'interno della DG SANT della Commissione Europea la possibilità che lo stesso indicatore vada a misurare la riduzione dei prodotti fitosanitari legata alla farm to fork, per cui magari cambieranno il periodo di riferimento, non sarà più l'11-13 ma sarà un periodo più recente, ma loro intendono, comunque propongono, di valutare il raggiungimento degli obiettivi della farm to fork attraverso questo indicatore di rischio, per cui diventa fondamentale tenerlo in considerazione. A che punto siamo con la definizione della PAC? Come sapete è stata prorogata quella precedente di 2 anni, e quindi non parliamo di PAC post 2020 ma di PAC post 2022, e sarà in vigore dal 23 al 27 per 5 anni. Entro il 31-12 dobbiamo inviare il piano strategico alla Commissione che lo approverà. In questo piano devono essere indicati obiettivi specifici nazionali. La Commissione non valuterà il modo in cui saranno raggiunti gli obiettivi, ma i risultati ottenuti, per cui sarà un problema dello Stato membro individuare le modalità con cui raggiungere i risultati. Non sarà la Commissione a imporre tali modalità, ma approverà gli obiettivi che potremmo raggiungere e in più poi valuterà i risultati raggiunti. La cosa positiva è che i PSR regionali questa volta dovranno essere coerenti con gli obiettivi nazionali e anche tra di loro, volendo, se dobbiamo raggiungere tutti insieme determinati obiettivi, e non saranno approvati dalla Commissione europea, ma saranno un problema che riguarda lo Stato membro. A livello europeo, il 25 giugno scorso è stato finalmente raggiunto l'accordo all'interno del trilogo, che sono, riguarda Parlamento, Commissione e Consiglio europeo. È stato molto faticoso, però è stato salutato con favore dal mondo agricolo. Pare che ci siano delle condizioni per poter fare una buona strategia nazionale con gli obiettivi che pensiamo di poter raggiungere. Ma cosa è successo dopo la fase della consultazione pubblica del piano d'azione? Perché anche questo sta in qualche modo condizionando quella che era l'approvazione definitiva. Certamente c'è stato il Green Deal del 2019, la strategia sulla biodiversità sempre del 2020, del maggio 2020, e la Farm to Fork di cui ha parlato diffusamente il professor Balsari, dove si parla di diminuzione di uso dei prodotti fitosanitari e di aumento della SAU biologica. E poi ci abbiamo l'avvio della fase di revisione della direttiva 128, dove nel documento di base che ha lanciato la consultazione pubblica per raccogliere le osservazioni, insomma gli umori all'interno della società, si parla molto di una migliore applicazione dei principi della difesa integrata, un maggiore collegamento
con gli obiettivi di altre normative, e soprattutto si parla in maniera specifica del ricorso all'utilizzo delle nuove tecnologie come i droni. È ancora mezzo aereo, come ricordava il professor Balzari, ma la Commissione ci tiene molto a trovare le soluzioni migliori per poter utilizzare questo strumento di distribuzione che in molti casi potrebbe essere vincente dal punto di vista del minore impatto ambientale. Ovviamente è tutta roba da verificare. Le nuove tendenze normative un po' ci preoccupano, perché si passa dalla diminuzione del rischio derivante dall'uso dei prodotti di fitosanitaria, la diminuzione del pericolo, quindi il pericolo insito nella sostanza, e quindi di conseguenza da un uso sostenibile a una riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari. Credo che questo debba essere tenuto in considerazione in tutte le mosse che faremo nel prossimo futuro. Parlando del Farm to Fork, noi abbiamo visto che c'è una previsione di una riduzione del 50%, però giusto per informazione, noi abbiamo già ridotto l'uso dei prodotti fitosanitari del 44% dal 2003 al 2019. E quindi io ritengo che sia molto ambizioso, però i margini per poter lavorare soprattutto nella direzione che dicevamo prima, cioè mantenere assolutamente intatta la possibilità di difendere le colture nel migliore dei modi, e però con la ricerca e con la possibilità che abbiamo di razionalizzare l'uso dei prodotti fitosanitari anche attraverso una ottimale distribuzione, secondo me abbiamo ancora degli spazi per poter diminuire ancora questo uso. Per informazione, ma era una curiosità, negli ultimi anni, voi vedete dal 2011 al 2018, e questa è una diapositiva presa in prestito dalla Commissione europea, l'Italia è tra i paesi più grandi quello che maggiormente ha fatto risultare una diminuzione nell'uso dei prodotti fitosanitari, oltre il 20%. Se pensiamo alla Francia, che aveva nel suo PAN una riduzione del 25%, nel periodo 11-18 ha aumentato l'uso dei prodotti, in termini di vendita ovviamente, del 29%. Quindi diciamo che noi siamo sulla buona strada, non ci dobbiamo fermare, ma sappiamo che siamo sulla buona strada. Per quanto riguarda il biologico, anche qui la previsione è molto ambiziosa. Noi come Italia siamo al 15,2%, questi sono dati del 2019 e anche questa è una slide della Commissione europea. A livello europeo siamo all'8,5%, la Commissione prevede che nel 2030 si debba arrivare al 25%, quindi triplicare quella superficie attualmente gestita con il metodo dell'agricoltura biologica. Qualche informazione relativa al PNRR, che è l'altra fonte di finanziamento delle macchine irroratrici. Ci sono 500 milioni rispetto ai 6,8 complessivi. Queste sono slide che trovate sul sito del Ministero delle Politiche Agricole. Questi 500 milioni però non sono tutti relativi alla meccanizzazione, perché come vedete da questa slide, una parte di essi riguardano invece gli impianti di molitura delle olive, per cui bisogna prima stabilire qual è la parte che verrà destinata alla meccanizzazione. Ci sarà forse un bando ISI, l'altra possibilità è una procedura rispetto alle previsioni della legge Sabatini, ma più probabile che sia un bando ISI. Qui il Ministero dell'Agricoltura però deve essere impegnato a indirizzare in maniera adeguata le risorse, quindi nel bando individuare i requisiti che devono avere queste macchine, queste tecnologie, per essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi della PAC e del PAC. Considerazioni conclusive, giusto qualche cosa per ricordarci di quello che abbiamo detto.
considerando l'orientamento della nuova Commissione von der Leyen e degli attuali documenti programmati di settore, la strada della riduzione dei prodotti fitosanitari sembra irreversibile. È un processo che parte dal cittadino consumatore, sempre più preoccupato della qualità del cibo e dell'ambiente. Non è nata in laboratorio, ecco, questo bisogna tenerlo bene in mente. Sulle nuove tecnologie si punta molto per garantire... per garantire al contempo un adeguato livello di produzione e protezione delle piante e una maggiore sostenibilità ambientale. L'ottimizzazione delle tecniche di distribuzione dei prodotti fitosanitari e la corretta manutenzione e regolazione delle macchine è di estrema importanza. È determinante aumentare la consapevolezza degli agricoltori, riconoscendo che ci sono ancora molti margini di miglioramento, soprattutto nei comportamenti più elementari. La formazione e la consulenza dovranno essere il fulcro di tutte le programmazioni future e questa formazione deve riguardare anche e soprattutto i tecnici, come è stato detto anche dai relatori prima di me. È fondamentale il ruolo della ricerca, si parla molto di prodotti a basso rischio, ma la disponibilità di questi prodotti al momento è scarsa. E infine è auspicabile un'adeguata allocazione delle risorse della PAC in funzione degli obiettivi di sostenibilità che vogliamo raggiungere e risulta indispensabile soprattutto con riferimento ad una razionale diffusione delle nuove tecnologie. Prima il professor Hill parlava di come raggiungere gli agricoltori, ma io aggiungerei anche quali soluzioni tecniche proporre alle aziende agricole. L'azienda agricola deve essere al centro delle nostre considerazioni. Non possiamo riempire l'agricoltura di soluzioni tecnologiche che poi non sono adeguate all'azienda. Quindi è fondamentale che il Ministero dell'Agricoltura e le regioni nella erogazione dei contributi facciano molta attenzione a questo tipo di considerazioni. Io mi fermo qui, spero di non essere andato molto oltre l'orario assegnatomi e vi lascio con questa diapositiva che ho rubato in una delle presentazioni della Commissione, no? Perché noi ci preoccupiamo molto di affinare le varie cose, insomma la deriva, e poi ci sono dei comportamenti che vanno assolutamente stigmatizzati e probabilmente in molti casi fanno dei danni molto 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 importante. Grazie ancora dell'attenzione. Grazie dottor Falzarano. I tempi delle tre relazioni sono stati più lunghi del previsto. Non ho utilizzato, diciamo, la parte censoria perché la mancanza dei tre assessori, che causa, come si dice, improrogabili e cause di forza maggiore, non saranno presenti, per cui siamo nei tempi. E adesso invece inviterò i relatori che seguiranno a rispettare i tempi prefissati, anche perché, diciamo, sono quelli che lavorano in casa e giocano in casa. E prima di passare la parola a questa relazione a due mani del dottor Corradetti e del dottor Mallucci, introduco veramente in maniera molto breve questo lavoro, questa attività che le tre agenzie si sono trovate a portare avanti in un momento in cui si è creato di fatto un vuoto, perché la situazione dei servizi di sviluppo regionali è sempre stata molto eterogenea e anche piuttosto in disarmo, e quella buona esperienza di armonizzazione e di coordinamento nazionale che è stato il gruppo di lavoro nazionale ENAMA è venuto meno di fatto, per cui un po' con la forza di inerzia, un po' con la forza di volontà si è cercato di mantenere dei collegamenti a vantaggio di tutto. E il software Irrora, che sarà oggetto della prossima relazione, è proprio il caso che ha costituito un nucleo di condensazione su cui poi si sono sviluppate delle attività di queste tre agenzie. Per dirla in termini patologici, abbiamo iniziato quasi con un rapporto di parassitismo, nel senso che c'era la Regione Marche che, grazie alla buona volontà di Angelo,
Zannotti e di altri bravi tecnici aveva costruito un sistema che era utile per la gestione amministrativa del controllo funzionale con i centri prova a livello regionale, e quindi in maniera anche indipendente la regione Basilicata e la regione Sardegna hanno pensato di sfruttare questo software utilizzando la normativa sull'utilizzo gratuito di software generati elaborati dalle pubbliche amministrazioni per avere un prodotto gratuitamente. Però poi da cosa nasce cosa, e quindi siamo ad arrivati a quello che appunto ci racconteranno i colleghi nelle due presentazioni. Io passo subito la parola al dottor Corradetti, che sicuramente ci farà recuperare già un po' di tempo. Prego Giulio. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giulio Cesare Corradetti, Regione Marche, responsabile PAN fitosanitario. Io cercherò di essere brevissimo anche per recuperare tempo e per lasciare spazio a persone più preparate di me. Premetto che io seguo questo aspetto della taratura e regolazione a chirurgici da poco, perché purtroppo era un settore che seguiva specificatamente il compianto e amico Angelo Zannotti, a cui si deve l'onore di averci lasciato in eredità tutta questa struttura, tutta questa organizzazione del lavoro. E quindi io cercherò di essere breve e di poi illustrerà magari un attimino più tecnicamente come funziona il software Sergio Mallucci. Io ringrazio in particolare tutti i presenti, ringrazio in particolare Arturo Caponero e Salvatore Aresu, che loro sono stati capofila nell'organizzare questo evento, quindi io sono stato molto defilato anche per altri impegni, quindi vi ringrazio personalmente. Io parto velocemente con una condivisione dello schermo e vi faccio vedere in pratica cosa abbiamo sulla Regione Marche. Non so se si vede, abbiamo una pagina dedicata. No, devi avviare la condivisione ancora. Non ho avviato la condivisione. Condivido lo schermo, schermo 3, condividi. Non so se vedete. Eccolo qui, ci siamo. Sì, abbiamo la pagina dedicata alle erogatrici con il link al software Irrora, un manuale operativo redatto da Sergio Mallucci e Gobbi. Abbiamo un'assistenza tecnica, elenco dei centri prova autorizzati dalla Regione Marche e tutta la normativa di riferimento, che non voglio stare qui a tediarvi. Il software ve lo illustrerà nello specifico Sergio Mallucci. Io mi riposiziono un attimo, faccio qualche piccolo focus, qualche piccola riflessione su quello che ci è stato detto dal dottor Falzerano e dal professor Balzari. Parlavamo di direttiva 128, no, sull'obbligatorietà del registro delle macchine. E in questo caso io voglio illustrare un attimo cosa esce dopo Irrora e che uso ne fa la Regione Marche anche rispetto al PSR, e quindi cosa avviene per noi dopo che una macchina è stata controllata e tarata eventualmente. Noi abbiamo il nostro sistema informatico regionale, qui ho fatto un'azienda a campione che in realtà è il caro amico, il fratello di Angelo Zannotti. Abbiamo una lista di macchine registrate sul nostro sistema informatico per l'UMA, quindi utenti motori agricoli, e prendo un elemento a caso, un atomizzatore di bullizzatore, dove dentro abbiamo i dati della macchina. Quindi il primo discorso sulla registrazione delle macchine, noi in qualche maniera lo abbiamo fatto o lo stiamo portando avanti. All'interno di questa macchina abbiamo dei documenti, in questo caso abbiamo un PDF, che è nient'altro che il certificato, l'attestato di funzione della macchina agricola. Quindi tutti i dati previsti dal PAN e previsti dalle delibere regionali di applicazione del PAN è presente su questa macchina. Un elemento importante: noi rilasciamo un IDSIAR, cioè un codice che identifica la macchina anche in assenza di telaio. Questo è un elemento molto importante. Cosa ci serve questo? La Regione Marche ha deciso, dal punto di vista politico amministrativo, di non erogare gasolio, quindi anche il concetto di cui parlava il professor Balzari, cioè la subordinazione all'erogazione del carburante agricolo chiamiamola così, all'attestato corretto dell'attrezzatura di distribuzione. In questo caso, se si hanno ad esempio dei vigneti, per i trattamenti di vigneti non rilasciamo il gasolio agricolo per quei trattamenti. Quindi è in qualche maniera un obbligo
mettere in ordine la documentazione della macchina, perché altrimenti non si ha l'incentivo sulle accise, quindi non si ha l'incentivo sul gasolio agricolo. Questo è un elemento che ha riportato anche il professor Balzari sulla subordinazione, cioè il fatto di attivare l'incentivo al gasolio agricolo solo in caso di che ci sia l'attestato di funzionalità della macchina agricola. Questo è un elemento, secondo noi, importante, una decisione politica amministrativa della Regione Marche, come ha fatto anche il Veneto su questo aspetto. In parte noi il registro macchine ce l'abbiamo, in qualche maniera è su un database. Altro elemento che volevo sottolineare, che io in un convegno lancio un focus, lancio un'idea, in un convegno è ovvio che, come ha detto il professor Balzari, l'utilizzo di macchine molto innovative consente di risparmiare molto prodotto. In certi casi potrebbe essere prevista, oltre che un incentivo, una vera e propria rottamazione di macchine molto vecchie. È ovvio che questo deve essere incentivato anche a livello pubblico, sia di contributo di PSR o di altri meccanismi di contributo nazionale. In questo caso, secondo me, può essere lanciata l'idea di proprio di sostituire alcune macchine, perché è ovvio che tarare una macchina di 10 anni fa sostituendo un gelli, mettendo un gelli a deriva, non dà comunque risultato di una macchina a recupero di prodotto o di altre tipologie fortemente innovative. E sotto questo aspetto mi viene anche un'idea, un focus sul discorso dello sharing, cioè la condivisione di macchine. Io ho partecipato a un convegno qualche mese fa con delle organizzazioni professionali che sottolineava la possibilità, la richiesta di poter utilizzare macchine anche molto costose, perché parliamoci chiaro, la sostenibilità economica di certi tipi di attrezzature con aziende molto piccole, come diceva il professor Gim, dove anche nelle macchine molto piccole non c'è sempre la sostenibilità economica per poter acquistare macchine così innovative che consentono di risparmiare prodotti fitosanitari. E dobbiamo lanciare un'idea, una visione, come mi diceva sempre Angelo Zannotti, perché non utilizzare macchine in condivisione in aziende vicine con possibilità di brevi spostamenti? Quindi magari prevedere, non so a livello amministrativo come poter fare, associazione di imprese, fare un discorso di azienda capofila che chiede le domande di incentivo col PSR, però un qualcosa che, su cui riflettere, ecco, su questo aspetto. Sugli aspetti tecnici io non ho altro da dire, perché lascio la parola a Sergio Mallucci, che illustrerà il software e le specificità della Regione Marche, dove il sistema è collegato all'anagrafico utenti, quindi col CUA, e tutti gli aspetti procedurali li illustrerà lui. Quindi io vi ringrazio e lascio la parola a Sergio. Grazie. Grazie Giulio, hai dato degli spunti molto interessanti, diciamo anche dal punto di vista di come la politica e l'amministrazione delle scelte politiche possono poi orientare in maniera anche pratica e incisiva il mercato su delle necessità. Ci sono diversi spunti veramente interessanti che penso saranno poi ripresi in discussione. Passo subito la parola allora al dottor Mallucci. Sergio, se vuoi condividere. Sì, ci sono, buongiorno. Allora, siccome devo gestire tutto io un attimo, scusatemi. Salve, buongiorno. Allora, io sarò breve, cercherò di illustrare per chi non lo conosce, ma anche per chi lo conosce, un po' l'evoluzione di quello che è stato il software Irora, sin dalla sua nascita con Angelo fino alle ultime modifiche che abbiamo fatto con Arturo. Allora, permettetemi di condividere un attimo e partiamo con la presentazione. Aspetta che non è partito. Si vede? Quindi sì. Allora, aspettate, perché io ho 1000 schermi e non so se voi vedete. Stai sull'altro schermo. Cioè stai in quello che è per il relatore. Ok, no, però ci siete, vedete la presentazione intera? Sì. No, non vediamo la presentazione, però vediamo con la diapositiva successiva, con la parte, quindi se chiedi l'altro schermo è meglio. Aspetta. Ho imposta la visualizzazione. Sì. Perfetto. Scusatemi, anche questa è una cosa nuova. Adesso. Allora,
Allora, perfetto. Allora, io volevo partire appunto dalla gestione dei controlli delle marche, lo sviluppo del software Irrora nata proprio da un'esigenza di soddisfare gli adempimenti del PAN. Il software nasce nel 2014 all'incirca, nasce appunto dall'idea di creare un software che permettesse alla Regione Marche di avere sotto mano la situazione dei controlli funzionali, che a quel tempo all'inizio avevamo chiamato verifiche funzionali, e centri, controlli che i centri prova vanno ad eseguire presso le aziende agricole e le tarature che i centri prova invece operano sulla macchina. L'idea nasce pronto da Angelo, che si pone il problema di fare la compilazione delle checklist, ma il problema suo è stato soprattutto leggere la compilazione delle checklist fatte dai vari tecnici. Checklist che avevamo analizzato all'inizio insieme a lui erano decine di pagine, per cui era anche un lavoro enorme anche da analizzare. Quindi lui, Angelo, insieme a noi, avendo visto un altro software online che avevamo sviluppato, gli è venuto questa idea, ha capito subito la potenzialità di un software fatto su misura, ma soprattutto fruibile online su internet, un software per facilitare appunto il suo lavoro sia di controllo, ma per dare anche la facilità di compilazione delle checklist ai tecnici. Infatti, come vedete, il ROR, anche da questa schermata, permette ad un tecnico che entra di compilare molto velocemente la checklist con un sì, un no, un riparato, con dei valori a seconda di alcune domande che vengono inserite e vengono create dallo stesso amministratore di sistema. Faccio un passo indietro per chi non conosce, non vado nel dettaglio di tutte le schermate di Rora perché sarebbe un po' troppo prolisso, ma faccio un passo indietro per dire a chi magari non conosce Irrora ha tre livelli di accesso e permette di far entrare l'operatore del centro prova, il centro prova con il suo operatore, il tecnico e poi c'è il livello di amministratore. Allora, il centro prova inserisce la prenotazione, e anche questa era una problematica nata con Angelo, perché lui voleva sapere quando, per riuscire a fare dei controlli per vedere se i centri prova andassero effettivamente a controllare le aziende e le macchine, voleva avere traccia del controllo, quindi una prenotazione. Quindi il centro prova fa una prenotazione che avvisa poi l'amministratore di sistema, in quel caso era Angelo, e dentro il centro prova inserisce tutti i dati dell'azienda. E quando è prevista la taratura e il controllo. Poi c'è il tecnico che viene scelto dal centro prova per quel controllo, per cui lui al momento dell'ingresso si trova tutti i suoi controlli da effettuare in base alla macchina che deve che è stata inserita, cioè se è una macchina per colture erbacee, arboree, spalleggiate, lancia a mano, eccetera. Si ritrova una checklist diversa da compilare e alla fine può chiudere il processo dopo aver compilato la checklist, inseriti gli ultimi dati dell'utilizzatore, inseriti se necessari i dati della taratura, le immagini della taratura, chiude il controllo e viene generato quel certificato, quell'attestato che avete visto prima, che ci ha fatto vedere il collega Corradetti. Benissimo, quindi questo è in linea di massima il funzionamento a questi livelli. Il terzo livello è quello dell'amministratore, che può controllare tutto, può vedere le prenotazioni, può vedere quello che fa il tecnico, può vedere tutti i controlli di tutti i centri prova, di tutti i tecnici, vedere tutti gli attestati, controllare, poi le funzioni amministrative le vedremo più avanti, un po' meglio, e gestire sia le domande che le tabelle, e tutti i parametri di funzionamento di Rora. Torniamo a noi, a quando è nato. Angelo si era posto anche il problema di dire: ok, ma io questo software lo voglio fare in modo che i tecnici lo possano usare in qualsiasi condizione, ma anche al momento del controllo. Quindi se hanno un tablet e non un PC, devono poterlo utilizzare solo con una connessione internet. Quindi abbiamo abbandonato
programmi contro programmi, abbiamo fatto solo un'applicazione web, che come vedete da questa figura ristretta è anche utilizzabile con un tablet, volendo anche con uno smartphone, ma è un po' piccolo, un po' sacrificato. Ma con un tablet sicuramente o con un PC portatile sono utilizzabili anche al momento della taratura. Oppure in differita, una volta fatta la taratura, il tecnico torna in ufficio e inserisce tutti i dati necessari. L'altra necessità che si era verificata era di avere un software intuitivo e anche un software che permettesse all'amministratore di avere delle informazioni su tutto quello che viene fatto, ma delle informazioni che non fossero difficili da leggere, per cui abbiamo creato dei cruscotti, delle statistiche che anche lì vedremo un po' meglio, ma come già potete vedere ci dà un'idea di come a colpo d'occhio è facile analizzare il dato che viene accumulato, che viene prelevato, che viene inserito nel software Irora. Ora, come dicevo, guardiamo un attimo le funzioni essenziali dell'amministratore. Può creare centri prova, gli operatori li può assegnare, può gestire i tecnici. Il centro prova ha una parte di accreditamento per far capire, per vedere se effettivamente come viene accreditato, qual è il suo numero. Se è sospeso, automaticamente se è sospeso non può fare più niente, tutti i suoi operatori possono vedere in quel caso se entrano per quel centro prova con solo lo storico, ma non possono agire. E lì vediamo anche gli operatori assegnati. Scusate. Altre funzionalità sono la gestione dei controlli, le richieste di riapertura, le statistiche, che sono poi le stampe, come vedete nell'elenco, la checklist, le domande, la gestione e le tabelle dei parametri. La riapertura è una cosa che un'esigenza che è venuta successivamente, fra le tante che nel tempo si sono avvicendate, cioè se un tecnico sbaglia ad inserire un dato, è necessario riaprire la pratica, far correggere il dato e far emettere un nuovo certificato, un nuovo attestato con il dato cambiato. E l'altra invece, e quindi l'amministratore può gestire le richieste d'apertura, negare la richiesta d'apertura anche, perché se l'attestato è stato poi speso o caricato sul SIAR, evidentemente non può essere più modificato, quindi può negare anche questo. L'altra parte importante invece sono le scadenze e i controlli che potete vedere nella gestione delle tabelle, e le vedremo dopo come implementazione che è stata fatta ultimamente anche grazie ad Areso. Questo è l'elenco invece di quello che può vedere l'amministratore con tutti i dati, il dato del centro prova, il dato della regione sociale dell'azienda che viene controllata, il codice bollino, importante, che viene generato automaticamente all'apertura della prenotazione. Questo codice bollino poi è un numero univoco e viene riportato sulla macchina e fa fede ed è legato al certificato, per cui la macchina che viene controllata poi successivamente dalla regione sa che a quel bollino corrisponde un certificato e può andare a vedere qual è stata la sua procedura di controllo, se è tutto regolare, eccetera. Poi abbiamo dati del controllo, di chi ha fatto, chi è stato il tecnico, chi l'operatore che ha inserito la prenotazione, il tipo di macchina e soprattutto la scadenza che vedremo. Nel dettaglio, all'interno abbiamo tutti sempre i dati del controllo, queste sono le regolazioni strumentali o, come venivano chiamate tempo fa, le tarature e delle immagini. Le immagini, anche qui nel tempo si è posta la necessità, è venuta fuori la necessità per Angelo di dire: io voglio vedere che macchina hanno tarato, se è quella che hanno dichiarato lì, se è quella vera e come l'hanno tarata. Per cui richiede almeno in fase, per le marche in fase di chiusura della pratica, due immagini obbligatorie, almeno due, e una in fronte, una posteriore, cioè con una vista davanti, una vista posteriore della macchina da tarare, in modo da far capire effettivamente come viene tarata, come è attaccata alla macchina, al trattore e come sono gli ugelli, e in modo da capire effettivamente che quello che ha fatto il tecnico non è stato fatto su una macchina fittizia.
Dicevamo, nel corso degli anni, l'ottimizzazione dei processi e le nuove versioni di gestionari con l'analisi dei cruscotti, scadenze e tempi si sono avvicendate, proprio perché con un software così fatto in casa, malleabile, è possibile chiedere delle modifiche in corsa, renderle subito, quasi subito, adesso parlando da programmatore metto il quasi disponibile, perché è facile, in base alla necessità, fare la programmazione e poi renderla pubblica e darla a disposizione di tutti gli utenti. Le nuove necessità hanno permesso di rendere il software sempre più utile e funzionale. Una delle prime necessità che sono sorte, come diceva il collega Corradetti, è proprio stata l'interfacciamento con Luma e con il SIAR. Nel senso che le prime maschere permettevano di inserire i dati dell'azienda, della macchina, con il telaio, il modello, la targa, solo a mano. Però subito si è posto il problema. Sì, ma noi abbiamo questi dati ogni volta richiesti nella prenotazione e li abbiamo già nel SIAR. E allora abbiamo subito interfacciato il sistema con il SIAR. E quindi da qua dietro, dove vedete il QA, c'è un link che permette di aprire una finestra di ricerca dove con la ragione sociale, con il QA, possiamo cercare l'agricoltore scritto all'anagrafe del SIAR. Scegliendo l'agricoltore, automaticamente possiamo poi selezionare e scegliere anche tutte le sue macchine, da cui poi sceglieremo quella che andiamo a tarare. Ecco qui il famoso DCR che poi viene riportato nel controllo. E nonché anche ultimamente abbiamo fatto anche la modifica, viene riportato il tipo d'uso, ossia se è un conto proprio o un conto terzi. Questo lo vedremo poi, ma è importante per quanto riguarda la scadenza dei certificati, degli attestati. Un'altra esigenza e quindi un'evoluzione del sistema sono state le varie statistiche, i vari report che si sono resi necessari. Sono nati dei report generali, sono nati report visuali di preavviso specifici per capire se le aziende e i centri prova avvisavano per tempo l'amministratore di sistema, perché c'era una richiesta all'inizio, cioè di avere almeno 2 giorni di preavviso, nel senso che se la Regione Marche avesse dovuto organizzare un'ispezione, almeno c'erano 2 giorni per organizzarla. Quindi la prenotazione è sempre stata fatta richiedendo almeno 2 giorni di preavviso. Questo report dà un'idea della bontà della prenotazione, cioè se è stata fatta effettivamente nei 2 giorni o oltre 2 giorni, quindi questo significava anche poter fare un'azione sul centro prova e dirgli guarda, o lo fai in regola oppure ti applico una sanzione, qualcosa del genere. Questa è la gestione dei tecnici e nella gestione dei tecnici anche qui si è posto il problema che è venuto successivo, nel senso ma il tecnico a un certo punto scade, il suo attestato scade, non è più abilitato e quindi bisogna bloccarlo. Ecco che nasce la sospensione o il calcolo della sospensione tramite la data di scadenza dell'attestato. Come vedete qui è in rosso perché è scaduto, nell'elenco dei tecnici viene visto come scaduto e questo è quello che vede il tecnico con la sua scadenza in attestato. Se il tecnico fosse scaduto, cioè il suo attestato fosse scaduto, lì apparirebbe il rosso, ma non solo, non potrebbe fare più nulla, potrebbe solo vedere tramite l'icona blu il suo storico di tutto quello che ha fatto e quello che ha generato. Non può, per esempio, utilizzare l'icona verde che verrebbe bloccata perché non può inserire una nuova checklist, può compilare, eccetera. Quindi anche questo è stata un'evoluzione importante da quel lato. Una delle ultime evoluzioni che sono state fatte per il RORA è la scadenza. La scadenza, grazie a Salvatore Aresu che mi ha aiutato, è un'esigenza questa nata con Angelo ma poi procrastinata sempre di più fino a diventare fondamentale e se prima era nata solo con una differenziazione fra la macchina normale, in uso normale, un uso proprio, un uso conto terzi, poi
con la nuova normativa uscita poco tempo fa, si è posta l'esigenza di avere una scadenza per macchine nuove con tuttoterzisti, per macchine nuove con barre fino a 3 metri o nuove sopra 3 metri, se sono irrolatrici montate su aeromobili o meno, se sono quelle professionali con tuttoterziste o normali. Quindi una diversa situazione di casistiche e in base alla combinazione dei casi il sistema calcola noi gli abbiamo detto con questa tabella di avere i mesi di scadenza in base alla combinazione, al momento della prenotazione e della chiusura del controllo il sistema va a vedere questa tabella, capisce quali sono i mesi da dare per la scadenza, automaticamente dalla data di chiusura somma i mesi di scadenza, così che abbiamo la data di chiusura. La data di scadenza. L'operatore del centro prova successivamente che entra e cosa vede? Vede che ci sono dei controlli che sono scaduti. Non che succeda niente, perché ormai sono scaduti, però può dire al centro prova, può dire all'agricoltore, guarda, il tuo certificato per quella macchina è scaduto, devi controllarla nuovamente. Quindi è un reminder, un ricordare all'agricoltore che deve essere fatto un nuovo controllo. Quindi questa è una funzionalità nuova di sicura utilità. Inserendo poi all'interno della prenotazione il codice bollino precedente, si crea uno storico, così che nei successivi controlli noi possiamo vedere quella macchina quante volte è stata controllata, da chi e fino a tempo indietro, fin tanto che abbiamo la storia. Questo è quello che vede l'amministratore, e anche qui l'amministratore e il tecnico però vedono le scadenze, ma non possono fare nulla. Invece quello che è importante per l'avviso della scadenza è soprattutto il centro prova, l'operatore del centro prova. Ora, le opportunità di questo sistema, l'importanza che ha avuto questo sistema, soprattutto quando tramite i contatti di Angelo sono arrivate le richieste di riuso da la Sardegna con la Lahore e dalla Basilicata con l'Alzia, perché ha permesso di capire che effettivamente l'importanza di avere un software unico e l'importanza di avere una base dati unica che può essere utilizzata per come analisi della situazione sul territorio nazionale. Quando appunto sono arrivate le esigenze, automaticamente il sistema si è dovuto organizzare e abbiamo fatto delle modifiche, sia per avere una modifica grafica, vedete le tre diverse grafiche, una della Regione Marche, una della Lahore, l'altra dell'Alzia, che è simile ma cambiano i loghi, ma oltre alla versione grafica il sistema si è dovuto adattare anche per alcune funzionalità, come ad esempio l'inserimento del controllo della prenotazione, che in questo caso nella Lahore, come vedete, deve compilare tutti i campi a mano. Quindi se c'è una macchina che viene ricontrollata, uno stesso agricoltore che deve essere inserito più volte, è logico che sono dati che vengono riproposti a mano ogni volta, cosa che invece nella maschera delle Marche non avviene, perché noi abbiamo il collegamento diretto con il SIAR e l'UMA, per cui l'inserimento di questi dati è molto più agevolato. Quindi l'Irrora si è adattato sia su un piano funzionale che un piano grafico. Ora, e poi concludo, l'importanza di avere una base dati comune fra le regioni, un sistema rapido di statistica, è molto importante, permette sicuramente di fotografare in maniera migliore e chiara la situazione dei controlli delle macchine erroratrici. Apro una parentesi, i dati che abbiamo internamente possono essere analizzati poi come vogliamo, tant'è che normalmente usiamo le statistiche e i report che avete visto, ma nel caso della Sardegna c'è stata una richiesta di un report, di un'estrazione dati delle checklist in maniera più approfondita, che
magari poi Salvatore ce lo spiegherà meglio se vuole, che permette una visione più completa della situazione in Sardegna. Anche perché, tornando indietro, vi ricordo che le checklist sono scritte direttamente dall'amministratore di sistema, anche se le checklist generali rivengono dal piano nazionale, dalla normativa, però ogni regione se la può personalizzare, se la personalizza in base all'esigenza che ha sul territorio. La Sardegna ha messo delle checklist più specifiche e ne ha messe di ulteriore rispetto a quelle della normativa, per cui anche l'estrazione dati adesso è più corposa e più precisa. Io sarei onorato e contento se Rora venisse esteso al resto delle regioni italiane, perché questo darebbe sicuramente un sistema, una modalità di lavoro unica che permetterebbe anche un confronto di dati, di modalità di lavoro, di analisi del sistema, di analisi della situazione, sicuramente molto più completa e preziosa. E l'ultimo vantaggio di Rora è che sicuramente lo possiamo estendere come vogliamo, sia sulla base delle esigenze dei singoli, ma sia soprattutto, come hanno già illustrato i miei predecessori, sulla base delle nuove normative che si vengono a creare, soprattutto in attesa del nuovo PAN e della nuova normativa. Ci saranno sicuramente delle modifiche e noi automaticamente possiamo farlo, e immediatamente tutti gli utilizzatori di Rora hanno le modifiche già fatte e pronte per l'utilizzo. Io spero di aver detto tutto. Aspetti che tolgo la condivisione. L'ho tolta? No? Ok, ecco qui, ti ripasso la parola. Spero di aver detto tutto e vi ringrazio. Sì, grazie, mi hai dato un'idea di che cos'è il software. Ovviamente qui lo scopo non è quello di vendere un prodotto. Ritorno in audio, ma è quello di presentare appunto un software che nasceva, come ci hai spiegato, da esigenze specifiche della regione Marche, ma condivisibili per le 20 regioni di province autonome che hanno le stesse necessità. Ovviamente ci sono altre regioni che si sono dotate di altri software e le utilizzano, altre invece, come la mia piccola regione Basilicata, che non aveva fatto questo sforzo e che ha trovato molto più comodo ed economico utilizzare quello che già c'era. Ripeto, uno dei vantaggi è quello che stiamo portando avanti, che ho l'idea di upgrade, o proprio la realizzazione, anche con un piccolo sforzo di modifiche, può essere poi applicata e condivisa direttamente alle tre regioni, ma alle N regioni che usufruiscono del software, come pure è una base che potrebbe essere facilmente utilizzata a livello centrale, a livello ministeriale, per questa famosa costituzione del famoso archivio delle macchine erroratrici a livello nazionale. Io passo la parola a Salvatore, che quindi continuerà a illustrarci questo percorso, ma anche altre attività che abbiamo appena iniziato a intraprendere, vorremmo portare avanti, perché poi alla fine nel DNA delle agenzie di sviluppo agricolo c'è lo sviluppo, c'è la divulgazione, questo termine che si usa sempre meno, ma che insomma sappiamo che cosa significa, e quindi partendo con la base di un'esigenza in qualche modo meramente di gestione amministrativa, stiamo passando poi a delle azioni che sono di formazione, trasferimento tecnologico e consulenza alle aziende agricole per l'efficientamento della distribuzione. Prego, Salvatore. Grazie Arturo. Saluto innanzitutto gli ospiti egregi, in particolare il professor Balsari, il professor Kiel, che hanno accettato l'invito, nonostante i loro notevoli impegni. Considerate che anche questo pomeriggio avranno, credo, dei lavori importanti sulle piattaforme di InnoSeta, e darci il loro contributo è stato fondamentale anche per capire un po' come si muove a livello europeo un po' tutta la macchina organizzativa di questa disciplina
così importante e fondamentale nello sviluppo di un'agricoltura veramente all'avanguardia. Io credo che l'importanza della collaborazione sia fondamentale per riuscire a, diciamo, diffondere e condividere le intelligenze. Ognuno di noi raccoglie qualche consiglio, qualche suggerimento nelle diverse esperienze professionali, le fa proprie e poi vengono di conseguenza integrate magari nella propria attività d'ufficio o territoriale. È un po' quello che è successo quando nel 2010 ci eravamo un po' conosciuti con i colleghi, sia con Arturo che con Angelo, nei corsi che erano organizzati dal DISAFA di Torino, dove il professor Balsari con la sua equip ci forniva tutti gli elementi. Da lì molti di noi hanno trovato veramente una frontiera estremamente interessante, innovativa, su cui poter sviluppare una serie di nuove discipline, così come il controllo funzionale, ma in modo particolare era estremamente affascinante la regolazione della macchina, cioè come questi strumenti potevano veramente dare un contributo notevole per migliorare intanto i parametri e le condizioni della difesa fitosanitaria delle colture, quindi quell'efficienza tanto ricercata nella qualità dei prodotti, ma in questo caso importante anche nella capacità degli strumenti di essere utilizzati al meglio dagli operatori, e da lì poi tutte le iniziative che sono state poi condotte in questi 10 anni di attività, in particolare poi anche in collaborazione con le regioni. Attività che abbiamo potuto condividere sia con Angelo, che veniva ogni tanto a trovarci qua in Sardegna durante i nostri seminari nel territorio, e poi anche con Arturo, dove abbiamo potuto negli ultimi 2 anni, prima ovviamente della chiusura per effetto della pandemia, di poter condividere anche con gli operatori agricoli, in particolare con i centri prova del territorio appunto della Basilicata. Ma vorrei fare, a parte che sono stati già toccati alcuni dei punti che ho visto nelle relazioni precedenti sia dal professor Balsari che dal dottor Falzarano, però mi sembra importante un aspetto fondamentale, ovvero guardare i numeri, o meglio guardare tra i numeri, perché poi in base a quei numeri vengono prese molte decisioni, tra cui anche le decisioni in campo. Lo stesso operatore spesse volte utilizza poche informazioni, o meglio informazioni di massima, per decidere quando effettuare un trattamento e con quali modalità. Spesse volte lo strumento che utilizza ha delle applicazioni standard, quindi non vengono magari considerati i volumi irrorati in merito alla quantità di bersaglio che lui deve comunque trattare, e lì entrano in gioco tutta una serie di dinamiche che sulle decisioni fanno veramente la differenza. E tutto questo io ho potuto apprenderlo con le diverse esperienze che sia col professor Balsari, ma anche con il professor Hill, che mi hanno dato una serie di input molto interessanti, in particolare proprio su questa capacità di decidere la quantità esatta di prodotto da distribuire. Parliamo di prodotto inteso come volume. E allora, però facciamo, ripeto, un passo indietro su quella che è gli aspetti normativi, che tutti conosciamo, ma dentro la normativa ci sono poi le risposte della strada che sarebbe opportuno tracciare per un percorso virtuoso di un'agricoltura che richiama sempre di più le competenze sia del consulente, ma in questo caso ovviamente dell'utilizzatore professionale, ma in questo caso mette in evidenza anche la capacità dell'amministrazione, sia Ministero che Regioni, di incidere e di trasferire sia con quelle competenze tecniche specifiche, ma in particolare con i numeri che poi vengono letti attraverso tutta una serie di dati e informazioni fondamentali per capire come stiamo muovendoci. Quindi all'interno proprio della direttiva 128, a parte gli obiettivi, questi 5 obiettivi, uno in particolare, o meglio due in particolare, cioè migliorare i controlli sull'impiego e la distribuzione dei prodotti fitosanitari. La direttiva nasce nel 2009 e ancora oggi stiamo cercando di capire, o meglio, in campo stanno cercando di capire come migliorare. È vero che abbiamo dato loro gli strumenti del controllo funzionale e la regolazione sono diventati obbligatori, manca però poi quella parte fondamentale e incisiva che consente di
far proprio da spartiacque di un vecchio modello di agricoltura con quella più innovativa, dove veramente la caratteristica delle attività in campo sono monitorate, e dico, sottolineo, monitorate in maniera molto ben definita. E poi l'obiettivo 5, che è creare un sistema trasparente di monitoraggio, appunto, dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro, elaborando degli indicatori. Diciamo arrivare a questo obiettivo, al quinto obiettivo, cioè elaborare degli indicatori. Ovviamente prendiamo in considerazione tutta la normativa, la 128, il decreto legislativo 150, il piano d'azione nazionale, che ci richiamano tutta una serie di articoli in grado di spiegarci esattamente quali sono le condizioni, le opportunità per difendere innanzitutto l'ambiente, ma migliorare anche la qualità, appunto, della migliorare la manipolazione dei prodotti fitosanitari attraverso anche quelle che sono le necessarie riduzioni degli effetti collaterali che questi possono indurre, ovviamente anche alla loro capacità ed efficienza. E quindi il PAN prevede tutta una serie, il vecchio PAN, in parte anche il nuovo PAN, come diceva il dottor Falzarano, prevede tutta una serie di nuove opportunità, dove la regolazione sicuramente diventa un punto nodale, cosa che un po' era parzialmente trascurato nel PAN precedente, perché eravamo tutti concentrati su quella che era la necessità di fare il controllo funzionale. Tutti focalizzavamo nel 2017 questa scadenza del controllo funzionale e la regolazione era, come dire, un po' lasciata in seconda battuta. Oggi diventa fondamentale poter avere le macchine perfettamente regolate, ma per arrivare a questo occorre riportarci una serie di condizioni. E quindi le azioni che vengono svolte sono quella di formare innanzitutto i centri prova, che nelle regioni fanno un lavoro straordinario. I centri prova sono, come dire, l'interfaccia fra quello che l'amministrazione desidera ottenere nel territorio e la qualità poi delle informazioni che raggiungono l'operatore agricolo. I centri prova non possono essere dei semplici meccanici o agromeccanici, ma devono avere un ruolo fondamentale, che insieme ai consulenti hanno una capacità di incidere veramente in maniera capillare sulle singole realtà aziendali. Ed è proprio sui centri prova che, peraltro, arriverò poi un po' tra poco in una fase fondamentale, che è quella di usare dei dati in maniera più intelligente e più strategica. Questi sono ovviamente, come mi hanno preceduto i relatori che hanno indicato gli obiettivi fra Comitato Tecnico Scientifico e Commissione Europea, di quelli che sono gli indirizzi programmatici della Commissione. Poi questo problema enorme della definizione delle fasce di rispetto e mitigazione di quegli effetti collaterali dei trattamenti fitosanitari, e poi necessaria una governance adeguata per assicurare quella adeguata partecipazione di tutti i soggetti istituzionali. Queste slide, ecco, questa che ha già presentato tra l'altro il dottor Falzarano, che me le aveva date a suo tempo, fa riflettere come ci sia stata in effetti una riduzione molto interessante, però questi dati sono richiamati soltanto su quello che è il discorso legato al consumo, o meglio, alla vendita dei prodotti. Purtroppo si perde un elemento fondamentale. Nel momento in cui io arrivo al rivenditore, questi dati io li ho, perché attraverso le fatturazioni e le vendite, che vengono monitorate dal Ministero, io ho la possibilità di sapere quanto è stato venduto. Purtroppo non so dove è stato usato e in che maniera è stato usato questo prodotto. Per cui una delle opportunità che si verranno a creare, spero in un prossimo futuro, sarà quella di monitorare gli acquisti dal rivenditore all'utilizzatore professionale, attraverso sistemi informatici in cui è possibile, per esempio, all'atto dell'acquisto, scaricare direttamente su un sistema informatico aggiornato chi ha comprato cosa. Basterebbe acquistare con un codice fiscale, o che addirittura il tesserino fitosanitario avesse un chip che consentirebbe di sapere chi sta comprando e avere poi uno stato, diciamo, della condizione d'acquisto
di un soggetto che può avere anche una superficie molto ridotta, ma che poi si scopre che magari ha comprato quantità enormi di prodotti fitosanitari senza sapere esattamente che uso ne abbia fatto. Insomma, è una sorta di cerchiamo di capire come si spostano e dove vanno questi prodotti. Riprende un po' il discorso degli indirizzi della Commissione del farm to fork, cioè è vero, dal campo alla tavola, ma a questo punto manca un pezzo, cioè dal rivenditore all'utilizzatore professionale. Quindi a questo punto le regioni, recentemente è stata fatta un'indagine tra tutti i colleghi delle regioni italiane su quello che era lo stato dell'arte ed è saltato fuori qualcosa di estremamente interessante, osservando, questi sono dati che ha elaborato la collega Arturo, che io ho potuto prendere come un esempio che trovo estremamente interessante come sintesi di ciò che è successo nel nostro paese. Quindi il controllo e la regolazione, in che modo è stato eseguito, gli aspetti normativi, l'informatizzazione del sistema, il mutuo riconoscimento, i controlli dei centri prova, come avvengono, chi controlla il secondo livello di verifica dell'attività svolta e poi la formazione fondamentale che resta un punto nodale anche per questi soggetti. E ecco qua, viene fuori che poche regioni italiane hanno, come dire, fatto un lavoro numerico interessante sul totale che era previsto dal PAN con queste 600.000 macchine, poi in realtà si è scoperto che erano un po' meno e questo ha fatto accrescere quella percentuale, diciamo, di controllato a livello nazionale, che secondo me è ancora poco. È poco per molti motivi, ne hanno parlato prima anche il dottor Falzarano, però resta il fatto che il lavoro è ancora in itinere, ma in particolare quello che lascia perplesso la riepilogativa è come nella colonna rossa la percentuale di macchine regolate sia veramente molto bassa, talmente bassa che lascia perplesso il dubbio di ma come queste macchine in realtà lavorano nel corso di quelle che sono le numerose azioni che di anno in anno, di settimana in settimana o di mese in mese vengono utilizzate nella distribuzione dei prodotti fitosanitari. Quindi al di là del controllo resta che la regolazione è ancora un aspetto estremamente poco utilizzato, salvo qualche regione che mi pare abbia raggiunto dei livelli eccellenti come la provincia di Trento, che ha un 97% di macchine regolate. Sicuramente i colleghi della regione Trento e l'amministrazione hanno deciso di far coincidere il controllo funzionale e la regolazione come elementi obbligatori. E questo diventa fondamentale in una politica agricola attenta e anche talvolta, come dire, determinante nelle scelte che non sono lasciate a discrezione del privato, ma vengono proprio dettate da una modalità estremamente coerente con quell'agricoltura che si desidera ottenere. Quindi la situazione attuale è abbastanza, come dire, ancora abbastanza scarna di efficienza e di efficacia sia nel sistema del controllo nazionale, così come anche, più o meno, diciamo che i servizi regionali esistono in tutte le regioni, siamo riusciti a ottenere, ogni regione ha il suo servizio, i suoi uffici in cui sono attivati i controlli e le verifiche, manca purtroppo il registro nazionale, per cui ogni volta che dobbiamo intervenire per sapere quante macchine abbiamo, resta sempre un lato abbastanza, come dire, ipotetico, lo stiamo ipotizzando che ci siano più di 400.000 macchine, in realtà non ne abbiamo la certezza effettiva. E poi il ruolo di Enama a supporto del MIFAF, si è sentita la sua mancanza, infatti noi regioni, almeno queste tre regioni, abbiamo cercato di darci una mano a vicenda, un po' il rapporto che avevamo anche col collega, con Angelo, che era sempre molto attento, così come Arturo, cercare di compensare un po' le esigenze delle nostre agricolture, di questo servizio di cui ci occupiamo. E poi più o meno le macchine si cerca di controllarle come si può, ovviamente con i tempi di chi in realtà ti chiede questo servizio, e soltanto a richiesta noi interveniamo per effettuare questa attività attraverso, ripeto, sempre i centri prova. Questo è ciò che in
è stato poi la situazione in Italia è talmente assortita che si capisce che ognuno ha tentato, come dire, perché ne aveva ovviamente i presupposti, di organizzarsi al meglio. Le autorità responsabili sono diverse da regione a regione, così come la gestione delle informazioni è differente, il flusso dei dati viene manipolato in maniera ovviamente variabile a seconda degli strumenti che si sono adottati. Il mutuo riconoscimento, anche qui ogni regione ha deciso di riconoscere i centri prova delle regioni limitrofe diverse dalle proprie con una modalità differente, e così pure per la modulistica, i controlli di secondo livello, i preposti al secondo controllo effettuato dalle amministrazioni, e anche nell'aggiornamento dei tecnici ci sono delle notevoli differenze. A questo punto non resta che una cosa unica per tutti è armonizzare i sistemi di rilevazione e della gestione dei dati, anche perché mi chiedo come possiamo rispondere a tutti questi dati che ci vengono chiesti nelle percentuali di riduzione della quantità di prodotti fitosanitari, delle macchine controllate, della consistenza del patrimonio reale in Italia, se non abbiamo poi dei dati che possono essere trasferiti e raccolti da un soggetto unico, come in questo caso potrebbe essere il Ministero. E allora viene fuori, e qui mi piace pensare che le informazioni siano in qualche modo un punto in comune per poter gestire il flusso dei dati stessi. E quindi, come vedete, c'è già una differenza, come d'altronde anche l'utilizzo del fascicolo aziendale sia adottato soltanto in 3 delle 11 regioni in cui esiste un sistema di informatizzato, e anche il software è collegato soltanto in 2 casi su 11 all'UMA, per cui è un modo completamente diverso da regione a regione per governare questi dati. Quindi arriviamo a Irrora SAR. Diceva il collega Mallucci, il dottor Mallucci, prima, che la Sardegna in effetti ha richiesto una serie di opzioni integrative in quello che è l'applicativo gestionale per i centri prova. Ma al di là dei centri prova, cioè di quello che fanno i centri prova e di come operano nel territorio, che è stato già brillantemente predisposto nella relazione del dottor Mallucci, in realtà noi abbiamo fatto qualcosa di più. Questi dati gli abbiamo creato una risorsa fondamentale, perché nella registrazione di tutte le informazioni all'interno delle schede, in questo caso la scheda del controllo funzionale, molti campi vengono compilati, tra cui la velocità d'avanzamento, il tipo di ugello, la portata, e da qui abbiamo deciso di estrarre questi dati per fare un lavoro, cioè ovvero calcolare i volumi irrorati e dei bersagli che venivano magari definiti. In particolare sui volumi, abbiamo iniziato con i volumi perché i bersagli siamo ancora in fase di miglioramento su questa parte, ma abbiamo probabilmente trovato una soluzione con un prodotto che vi presento fra qualche istante. Quindi abbiamo preso in considerazione i dati che venivano dichiarati dall'utilizzatore professionale all'atto della verifica, e con questi dati abbiamo fatto un calcolo. Ovviamente lui dichiarava qualcosa, noi nel frattempo sui parametri che il centro prova elaborava e che ci ha riportato nelle schede li abbiamo usati per fare i nostri calcoli. Questi calcoli ci hanno portato a un risultato, ovvero quello che veniva dichiarato dall'utilizzatore professionale molto spesso non corrispondeva a quel valore esatto. Spesso erano valori in eccesso, altre volte erano in difetto, e qui è venuto fuori che abbiamo potuto capire che questa, attraverso una mappa dei volumi irrorati, avevamo proprio, qui è stato fatto un esempio nella viticoltura del territorio regionale, in cui abbiamo potuto verificare che rispetto a quello dichiarato, in realtà veniva spesso, in molti casi, effettuato un trattamento con volumi molto, molto più elevati di quello che avevano pensato. E allora da qui è nata fuori un altro prodotto che si chiama la carta della consapevolezza, in cui è possibile, sempre analizzando, estraendo i dati da Irrora SAR, come è stato poi chiamato
qui in Sardegna, è stato estrapolato un dato che era quello di capire questi volumi in che modo venivano gestiti, anche in che percentuale. Come potete vedere, nel caso della vite, una tolleranza del 10% rispetto al dichiarato, quasi mai un valore uguale. Poi, quando la tolleranza viene cambiata da un 20% in più o in meno sul valore fatto a 100, abbiamo che la verde, abbiamo che si fa capolino, ma in realtà soltanto con una tolleranza del 50% in alcune zone della Sardegna sono saltati fuori dei valori che corrispondevano a questa variabile. Allora, a questo punto è venuto fuori che serviva capire, forse dare un maggior impulso a quelle che potevano essere le decisioni in campo, cioè che sono poi quei risultati che contano. Attraverso, l'abbiamo già visto, mi sono state date delle istruzioni, informazioni molto interessanti dai relatori precedenti sull'aspetto della formazione. I servizi tecnici, che siano pubblici o privati, fanno un lavoro straordinario proprio di incisività nel territorio attraverso anche i consulenti. Le tecnologie su cui tutti puntano, c'è una quantità di tecnologie incredibile che ancora non sono state ovviamente adottate dagli utilizzatori professionali, è una politica agraria che deve essere attenta e sensibile a queste opportunità. Tutti questi, diciamo, aspetti sono chiaramente in mano alle amministrazioni, che sono ovviamente un punto di riferimento per le imprese, insieme a tutto il sistema agricolo, attraverso anche i fornitori di servizi e anche di produttori di molecole e di prodotti fitosanitari, che hanno il maggiore interesse, come diceva il professor Hill, di vendere e di commercializzare e di fidelizzare in modo particolare i clienti alle loro performance di prodotto. E qui viene fuori che abbiamo così finalmente deciso di utilizzare questi dati per originare poi una serie di prodotti innovativi. Dopo aver rilevato i dati, li possiamo elaborare, gestiamo con gli utenti e abbiamo deciso di iniziare, è un prodotto ancora in fase di lavorazione, siamo a buon punto, devo dire la verità, con l'applicazione proprio di una app che si chiama o si chiamerà Irrora Control. Che cosa è successo? È successo che Irrora da solo aveva qualche problema. Per esempio, come diceva il dottor Mallucci, abbiamo inserito con Angelo, avevamo deciso di inserire le foto per monitorare l'avvenuto controllo su una macchina ben specifica che era stata appunto esaminata. Purtroppo però, se la fotografia veniva fatta con un cellulare, saltava fuori che i metadati contenuti nell'immagine si perdevano durante il trasferimento dal telefono o dalla macchina fotografica all'applicativo, che l'applicativo ti dice caricami le foto che hai fatto. Ecco, con questo procedimento alcune volte, a seconda delle caratteristiche del telefono, si perdevano queste informazioni e noi non avevamo i metadati fondamentali per capire se quell'azienda fosse stata controllata in quel momento. Allora è venuto fuori che ovviamente le app sono state un toccasana, perché sono strumenti straordinari che riescono ad arrivare con una facilità d'uso anche nel più semplice smartphone. Abbiamo deciso di impostare una serie di informazioni innovative. E a questo punto, chiaramente passando dai canoni fondamentali di quelli che sono gli aspetti chiave della regolazione, cioè poter sapere quali sono la velocità, la portata, la pressione, l'adattamento alla vegetazione, ottimizzare la distribuzione e quindi minimizzare poi tutte quelle che erano le perdite nel suolo e nell'aria, abbiamo iniziato a focalizzarci su questi punti di vantaggio che ha appunto la regolazione. Quindi creare l'uniformità grazie agli aspetti proprio performanti della macchina, che sia vecchia o che sia super tecnologica, la macchina stessa può dare il meglio di se stessa se però viene regolata. E così passare a questa condizione dando all'utilizzatore proprio delle chiavi. Se hai la macchina regolata puoi risparmiare un sacco di soldi e avere il trattamento che dovresti fare. Da lì è nata l'idea di fare questa
quest'app che abbiamo chiamato Irrora Control. E intanto devo ringraziare i colleghi del Servizio Sostenibilità e il nostro cartografo digitale, il collega Paolo Schirru, che ha fatto un lavoro di predisposizione, così come tanti altri prodotti l'Agenzia Laure riesce a realizzare per diverse esigenze, tra cui attività di valutazione dei danni nel territorio, che sia una grandinata, che siano altre calamità. Con questi strumenti hanno dato ai tecnici tutta una serie di nuovi strumenti versatili e capaci di orientare immediatamente le scelte di una politica, o meglio di un'attività tecnica che viene svolta dalle aziende, dall'amministrazione per le aziende. Quindi Irrora Control cosa fa in effetti? Il centro prova, perché questo è uno strumento che per il momento daremo a disposizione dei centri prova, lo testiamo qui in Sardegna e poi ovviamente con i colleghi delle altre due regioni con cui ci siamo condivisi diversi progetti. Quindi c'è l'accesso ovviamente con username e password all'interno dell'app, e all'interno la prima cosa che si può fare intanto è sapere dove sei e cosa hai fatto e dove ti trovi esattamente. Quindi c'è una geolocalizzazione immediata. Viene inserito chiaramente il codice del centro prova che è autorizzato a svolgere quelle attività e ovviamente il QA o il codice fiscale dell'azienda. Da lì poi iniziano a inserirsi tutti i parametri della velocità d'avanzamento, della tipologia degli ugelli o dei diffusori, e ci sono dei menu a tendina che consentono appunto di accedere comodamente a tutta una serie, una sequenza di ugelli normalmente che si trovano in commercio, e poi a questo punto la macchina richiede altri due parametri fondamentali. Intanto la portata verificata complessiva o la portata unitaria degli ugelli, la distanza dell'interfila e poi ovviamente le colture. La velocità d'avanzamento, ripeto, è un altro elemento fondamentale che richiede la base di formule che poi andranno a svilupparsi, per ottenere poi un altro elemento fondamentale che è anche il TRV e l'LVA. Cioè il centro prova dovrà inserire quali sono i parametri del bersaglio su cui si sta intervenendo. Ovviamente questo ci aiuterebbe a capire anche una fase fenologica della pianta e quindi una quantità e un volume adeguato al trattamento in quel momento da parte dell'utilizzatore. È un sistema che aiuta, come dire, a capire immediatamente di cosa stiamo parlando e permetterebbe anche al centro prova di fornire elementi fondamentali all'utilizzatore su quello che è il volume, il parametro corretto da impostare sulla macchina. Ovviamente le foto vengono inserite, a quel punto il sistema raccoglie tutte queste informazioni, ma il bello viene quando noi possiamo prendere questi dati che vengono esportati nell'agriportale di Laure. L'agriportale di Laure viene fatto su una piattaforma della GeoCortex, che è un sistema estremamente innovativo come l'ArcGIS, che è stato fatto su piattaforma Esri, di cui appunto questi due prodotti vengono, come dire, messi in condivisione, dialogano tra di loro. Però il bello è che l'agriportale Laure consente di spazializzare tutte le informazioni che noi abbiamo caricato, e allora viene fuori che io ho tutte le informazioni su un territorio e quindi vado azienda per azienda, o meglio macchina per macchina, e so cosa è successo a ognuna di queste macchine, consentendomi di avere tutta una serie di dati e informazioni che poi mi conducono a una serie di elementi fondamentali. Quindi saprò dove sono le macchine, quando sono state controllate, qual è la zona dove posso eventualmente incidere maggiormente per svolgere un'attività di sensibilizzazione, oppure di capire perché si usano dei volumi più alti rispetto veramente a quella massa, a quel bersaglio che è stato, come dire, calcolato. Quindi ovviamente le abitudini in campo sono una brutta bestia, nel senso che quando uno è abituato a lavorare in un certo modo, l'operatore o diciamo l'utilizzatore professionale difficilmente si disaffeziona. Serve un po' di lavoro per educarlo, ma questo lo fa appunto un nostro lavoro che abbiamo fatto negli anni di formazione territoriale con numerosi incontri in campo, e da lì cerchiamo di trovare le migliori risposte, no? Per cercare di favorire quelle che sono le decisioni che poi lui, o meglio
o meglio l'utilizzatore professionale dovrebbe mettere in atto nel momento in cui decide cosa fare e quando fare. Ecco, quindi salto fuori che la realtà mette in evidenza poi tutta una serie di informazioni, a parte il comune, i mappali, i fogli, il tipo di terreno, la superficie su cui è stato fatto il trattamento, e poi riusciamo a spazializzare i dati con una, diciamo, estremamente dettagliata per capire dove siamo. Io credo che questo sia uno strumento estremamente comodo, perché in tempo reale, nel momento in cui viene caricato quel controllo o quella regolazione attraverso l'app, si aprono poi ovviamente tutte le informazioni spazializzate su mappa, che sono uno strumento straordinario. Quindi poi con i cruscotti, questo è un cruscotto preso in prestito perché ancora non ci siamo arrivati come prodotto, infatti questo è legato alle gelate che ci sono state questa primavera, abbiamo potuto inserire tutta una serie di parametri e di informazioni che i cruscotti stessi ci riescono a fornire attraverso questo caricamento di dati che vengono poi manipolati. Quindi dettagli non si possono che evidenziare in questa modalità, e credo che questo sia un po' un passo in più che riusciamo a dare dalle informazioni e dai dati che raccogliamo per poterli usare in maniera più flessibile e utile, in modo particolare per decidere anche noi all'interno dell'amministrazione regionale con quali modalità ci stiamo muovendo e dove stiamo andando e quali sono le risposte nel territorio. Credo che quindi condividere il processo di verifica e valutazione di questi mezzi e il loro impiego sia un primo passo per armonizzare questo importante servizio per l'agricoltura realmente sostenibile. Le tre regioni hanno iniziato da qualche anno questa collaborazione fra formazione e innovazione digitale, con risultati, devo dire, abbastanza interessanti che vanno a favore proprio delle nostre agricolture. Ma un particolare ringraziamento mi è doveroso per Angelo, perché è stato veramente un grande amico e una persona straordinaria che ci ha veramente aiutato in questo percorso, e lo ricordo con molto affetto proprio nelle giornate che trascorrevamo al lavoro quando lui veniva qui in Sardegna, e io qualche volta ho avuto il piacere di condividere anche nelle Marche per stare in sua compagnia e con i colleghi con cui abbiamo potuto condividere le nostre esperienze. Io ho terminato, lascio la parola ad Arturo per sentire un po' quali domande ci sono adesso da parte della nostra. Grazie. Grazie dottor Aresu, stiamo mettendo un po' a dura prova perché siamo in orario di pranzo, e ci sono state, se puoi togliere la condivisione dello schermo, ci sono state diverse domande o sollecitazioni. Fatto? A posto. Potremmo eventualmente condividere. Io inizierei da alcune che sono state poste subito dopo la relazione al dottor Mallucci e a cui può rispondere in maniera diretta. Allora sì, su una posso rispondere, l'altra chiedo anche l'aiuto del collega Coradetti. Allora, la prima dice: però, cosa intendeva? Credo ci sia ancora la condivisione di schermo del dottor Aresu. No, credo di no. Io ti vedo, sei centrale. Scusate, sì, ma forse è quella della. Va bene, scusate. Allora. Dicevo, allora, cosa intendeva, signor, se posso citarlo, signor Patrizio Pinna mi dice, cosa diceva, cosa intendeva nel suo intervento riguardo al sistema Aurora, quando parlava della scadenza del certificato dei centri prova o dei tecnici che possono essere esclusi dal software. Allora, il centro prova nel tempo può chiudere per qualsiasi evenienza, per qualsiasi motivo, insomma, può terminare la sua attività più che il suo certificato. Il certificato è più legato al tecnico. Quindi il centro prova può essere abilitato o disabilitato e quindi impedire l'accesso agli operatori o impedire che facciano dei lavori. Quindi il centro prova è solo un'abilitazione manuale da parte dell'amministratore. Il tecnico invece ha un suo certificato che, correggimi Arturo se sbaglio, perché io diciamo mi occupo della parte software, non della parte burocratica, quindi il tecnico ha un corso di formazione, e al termine di questo corso di formazione gli viene rilasciato un certificato. Mi ricordo che lo faceva Angelo, l'abbiamo fatto anche un corso poco tempo fa che è stato ripreso proprio per dare
un rinnovo a quelli che già avevano un certificato, un'abilitazione per rinnovare di altri anni questa abilitazione. Quindi ecco, il tecnico ha un'abilitazione di durata limitata, quindi si inserisce questa durata al termine del quale, se il tecnico non rinnova, il sistema vede la scadenza e lo esclude, diciamo, e gli impedisce di entrare, intanto che non rifà il corso, non ha una nuova scadenza, non ha un nuovo attestato per lavorare. Spero di aver risposto. Se l'altra dire, credo che la domanda fosse relativa al fatto di è prevista un tempo di scadenza. Ora, in realtà la normativa nazionale non precisa questa, quindi il PAN non precisa questo aspetto. Ci sono delle regioni che si sono regolate inserendole nelle loro norme e dando una scadenza che è ragionevole che ci sia, soprattutto quando il tecnico non opera. Cioè, un tecnico abilitato che ha fatto un corso e poi sta 10 anni senza operare può rimettersi a lavorare oppure no. Quindi c'è questo aspetto e credo che sia anche stato considerato nelle modifiche da fare per il nuovo PAN. Scusa l'interruzione, chiudo la parentesi. La domanda invece mi dice, anche se lo chiede a me, però forse può rispondere il collega Corradetti. Allora, sapevo che sul fascicolo aziendale non si trovano tutte le macchine aziendali, ma solo quelle dotate del motore per le quali si calcola il contributo UMA. Invece mi sembra che nella presentazione è stato detto che è possibile trovare l'attrezzatura da controllare. Allora, il sistema, io diciamo ho un interfacciamento, mi è stato dato dalla Regione Marche un interfacciamento con il quale io estraggo tutte le macchine. Purtroppo io non sono a conoscenza di che macchine vengono estratte, quindi non so se hanno motore o non motore. Credo che questa scelta poi la faccia il tecnico all'atto del controllo, cioè lui sa qual è la macchina che deve controllare. Però se tu, Giulio Cesare, vuoi rispondere e chiarire questo aspetto riguardo alle macchine, forse credo che sia meglio. Sì, no, ma semplicemente il nostro sistema UMA, sia la normativa specifica, prevede che siano registrate tutte le macchine presenti in azienda, non solo le macchine a motore, quindi parliamo di trattrici, macchine semoventi, ma perfino aratri, macchine semplici, erpici, tutte le macchine che compiono una qualche lavorazione aziendale, perché l'erogazione dei benefici sul gasolio agricolo è nella Regione Marche articolata proprio su lavorazioni specifiche di una certa cultura, quindi non abbiamo, c'è la necessità di inserire tutte le macchine nel sistema informatico. Faccio un esempio banale: io non posso chiedere una lavorazione per una erpicatura su una qualche coltura se io non ho all'interno del database un erpice. Quindi il sistema è molto articolato per lavorazione meccanica e per lavorazione specifica dell'UMA. Quindi noi possiamo escludere, parlo di gasolio agricolo, possiamo escludere singole specifiche lavorazioni se il proprietario, l'imprenditore agricolo, non ha all'interno del sistema informatico questa macchina. Quindi per questo c'è la necessità di registrare tutte le macchine, a prescindere che siano macchine a motore, macchine semoventi e macchine semplici, trainate, portate, di qualsiasi tipo. Quindi questa è una specificità propria della Regione Marche in questo senso. Quindi questo ci aiuta anche sotto il punto di vista del monitoraggio di tutte le macchine che sono presenti nel sistema informatico. Un'altra cosa importante, ad esempio, noi quando sul PSR liquidiamo dei contributi, ad esempio sulla misura 4.1, che ne so, un agricoltore compra un trattore nuovo che è soggetto a benefici del piano di sviluppo rurale, è necessariamente il trattore va caricato dentro al sistema informatico dell'UMA. Di questi pretendiamo addirittura che venga scannerizzato e caricato il libretto di circolazione. Quindi la proprietà. Ti interrompo perché ci sono, insomma, i tempi sono veramente... Prego, prego. Allora, io direi, sì, la ratio del consumo di carburante da calcolare è il tipo di operazione che fai con una trattrice e quindi gli strumenti sono importanti. È anche vero che
anche in questo caso c'è molta disomogeneità tra la regione e regioni, quindi non tutte le regioni registrano questo tipo di macchina. Sì, Arturo, ho parlato appunto di specificità della nostra regione, questo è chiaro. Allora, io andrei avanti su delle altre sollecitazioni, ce n'è una che mi sembra interessante, purtroppo del dottor Gallo del CREA, che purtroppo si è scusato ma è dovuto andare via. La leggo rapidamente, volevo sottolineare l'aspetto della formazione legato l'aspetto alla progettazione di corsi che tenga conto delle competenze degli agricoltori con lo stesso approccio che si segue nella progettazione di ricerche partecipate. Quindi magari chiederei a uno dei docenti presenti, non so se il professor Balsari voglia in qualche modo commentare questa sollecitazione. Professor Balsari, c'è? Ci sono. Questo chiedo scusa perché c'è anche qualche domanda, o meglio qualche sollecitazione che riprende la questione della formazione dei consulenti. Quindi in qualche modo ci sono due o tre domande che appunto facevano riferimento o alla formazione universitaria o a quella anche degli studi tecnici, dove la meccanica agraria e io direi anche la patologia vegetale e l'entomologia si sono molto appiattite, sono state limate a favore di altre discipline. Sì, in merito soprattutto a quest'ultimo aspetto lo condivido al 100%, direi che forse proprio il settore della meccanica agraria, dell'ingegneria agraria è stato in questi anni quello più penalizzato. Questa è purtroppo però la realtà, si fa fatica adesso a tornare indietro. Ricordo che noi come Facoltà di Agraria di Torino siamo gli unici che facciamo formazione specifica con un laboratorio ad hoc collegati con la Regione Piemonte, per poi consentire ai nostri studenti, come era una volta, di poter accedere attraverso un esame regionale ad acquisire il patentino fitosanitario. Certamente tutto il settore dell'ingegneria agraria e della meccanica agraria dovrebbe essere ripreso a partire dagli istituti tecnici agrari, quindi condivido questo aspetto, condivido il fatto che, come spesso mi viene detto, sì professore, lei continua a dire che bisogna nei corsi dei patentini fare formazione sul controllo delle macchine, ma poi non abbiamo le persone in grado di fare questo tipo di formazione. Quindi dobbiamo coltivarle dall'università e quindi farle partire da qui. Il dottor Falzarano ha evidenziato molto bene che nel nuovo PAN vuole insistere sulla formazione a livello universitario. So che ci sono già stati dei contatti in questo senso, penso che sia fondamentale portarli avanti. Quindi mi auguro proprio che grazie anche a questa azione del Ministero sia ripresa questa attività formativa, ripeto, partendo dagli istituti tecnici agrari fino a arrivare a livello universitario. Siccome avevo alzato la mano prima, se il dottor Caponero mi consente, volevo fare due considerazioni. Posso? Velocissimo. Rapidamente sì. Molto rapidamente, su due interventi. Quello del dottor Corradetti, che non vorrei lasciar cadere, perché il dottor Corradetti ha ripreso una tematica legata anche alla lungimiranza del dottor Zanotti, con Pianto, che era sempre molto attento, che è quello delle macchine acquisite in comune. Io ritengo, siccome su questo tema ho sempre insistito, non è una novità, molti paesi del nord Europa lavorano su questo, credo proprio che sia necessario soprattutto promuoverlo in Italia con degli incentivi, perché è un tema fondamentale. Oggi le macchine costano sempre di più, se vogliamo essere competitivi dobbiamo gestirli insieme. Purtroppo non credo che nell'ambito delle macchine per i trattamenti questo sia così facile, perché il trattamento deve essere molto tempestivo e quindi non sempre questo è possibile. Però ci sono, e mi riferisco alle macchine per esempio nel settore viticolo, altre tipologie di macchine, le sfogliatrici, o nel settore della fienagione, le fasciatrici, cioè sono macchine che possono essere veramente acquistate insieme. Quindi mi piacerebbe veramente molto che anche nei prossimi PSR ci fossero delle misure specifiche per promuovere questa azione.
quindi non volevo lasciarla cadere perché mi sembra un'azione molto importante. Dottor Arezzo, invece, che ci ha fatto questa bellissima valutazione, proposta di questo software legato alla regolazione del volume, sicuramente lui ben lo sa, ma vorrei sottolineare che noi dobbiamo partire prima da una strumentazione strumentale fatto presso il centro prova, cioè se noi passiamo dai 1000 litri, faccio un esempio, ai 500, perché legandoci ai parametri vegetazionali e al software, questa è l'indicazione dello stesso, se però questi 1000 litri andavano per il 50% persi, perché non c'era prima uno spray che era effettivamente indirizzato verso il target, e poi scendiamo a 500, di 500 ne arrivano solo 250 perché ne abbiamo perso il 50%, quindi stiamo attenti a queste scelte. Quindi la raccomandazione è: leghiamo questo software, questa scelta del volume, ad una prima attenta regolazione della macchina in maniera tale che lo spray sia indirizzato solo verso il bersaglio. Grazie e complimenti ancora per questa iniziativa. In effetti il collega della Regione Marche citava degli aspetti interessanti, purtroppo i tempi sono quelli che sono, ma le economie di scala che si possono realizzare con la condivisione, che può essere la cooperazione, sono estremamente interessanti, purtroppo però anche a volte difficili da realizzare, e non c'è neanche la normativa che aiuta. Io sto pensando ad esempio a quando sarebbe utile e importante in qualche modo consorziare diverse aziende per la corretta gestione dei reti del lavaggio delle erogatrici, ad esempio, ma ci si imbatte in una selva normativa che poi rende molto difficile la cosa, quindi alla fine si preferisce saltare. Io chiederei se, visto che è tornato in video, voglio portare un contributo il professor Hill. Sì, no, anche io voglio ringraziare l'invito di essere qui. È stata una giornata interessante, aspetto che parli l'audienza anche. Io volevo dire che sono totalmente d'accordo con quello che ha detto il professor Balsari. Per quanto riguarda il nostro studente dall'università, è certo che la fase dell'ingegneria agricola e la meccanica ha caduto questi ultimi anni in favore di un'altra materia. Il nostro studente alla fine a Barcellona ha la possibilità, perché noi facciamo questo offerimento, di alla fine degli studi diventare consulenti, cosa che non è poco importante, ma non siamo tutte l'università così. E l'altro aspetto che voleva dire è importante la formazione è obbligatoria dal punto di vista dei responsabili, sono l'amministrazione locale. Qui in Spagna abbiamo 17 amministrazioni locali che fanno il suo corso per gli agricoltori in tre diversi livelli. Non è il senso che nel corso basico di utilizzazione dell'equipo fitoattrici, 25 ore di corso, non è nessuna ora in pratici legata con la taratura della macchina. E sembra che è un corso di primo ausilio, no? Di come fare se prende uno il prodotto, ma nessuna come scegliere gli ugelli, come fare la taratura. Questo si deve fare un lavoro estenso in migliorare la formazione obbligatoria. E ancora felicitazioni Salvatore per questo lavoro che ha fatto. Totalmente d'accordo con il commentario che ha detto il professore Balsari. Sì, togliamo al 50% perché aggiustiamo il volume che applichiamo al bersaglio. Si deve tenere in conto sempre che si deve fare prima una precisa taratura della macchina, però si può ridurre. Ringrazio ancora, è stato bellissimo, ho apprendito tanto e aspetto che il mio italiano fa più o meno. Grazie. Oh, grazie professore. Intanto fa mal comune mezzo cavio, si dice almeno qui in Italia, che questi problemi purtroppo della regionalizzazione non sono solamente dell'Italia, e sicuramente non aiuta appunto l'economia di scala e l'armonizzazione anche nel caso dei corsi. C'era il dottor Biocca del CREA che chiedeva se può essere autorizzato da chi sta in regia
interverrebbe a voce molto rapidamente. Se mi date... Era abilitato e dovrebbe poter parlare. Sì, mi sentite? Sì. Perfetto, grazie mille. Allora, ci tenevo a intervenire a voce innanzitutto per un motivo, perché mi volevo associare al ricordo commosso per Angelo. Lo ricordo come una persona molto simpatica e un collega molto preparato, che è stato poi uno dei motori di tutto il lavoro fatto, compreso questo qui, no, di questa, diciamo, chiamiamola così, strana alleanza fra queste tre regioni centro-meridionali, Marche, Basilicata, Sardegna, che però secondo me è un'esperienza interessante da condividere e da estendere. Quindi complimenti a voi per la domanda di prima. In realtà l'avevo posta io, comparivo come Pietro Gallo in quel momento, per uno sbaglio mio, insomma, di essere entrato con il suo link, e quindi era solamente una sottolineatura, perché mi ha fatto molto piacere che diciamo gran parte del seminario sia stato dedicato proprio al concetto, all'importanza che ha proprio in questo momento la formazione, perché noi abbiamo risolto negli ultimi anni alcuni problemi organizzativi importanti, ma ormai per esempio la rete del controllo, seppure questa forse non funziona ancora perfettamente a regime, c'è, i centri prova sono stati formati, i tecnici sono responsabilizzati e sono, molti di loro sono molto preparati. È importante passare, cioè insistere secondo me in questo momento sulla formazione degli agricoltori, al di là del fatto che si è detto anche della formazione dei consulenti e dei tecnici, che pure ovviamente è molto importante. E il avvicinarsi alla formazione degli agricoltori deve essere fatto con uno spirito, diciamo, che a volte in Italia manca un pochino, cioè quello di progettare i corsi non trasferendo semplicemente il corso accademico e ripetendo, diciamo, questo con le parole adeguate, con gli strumenti adeguati agli agricoltori, ma in modo che gli agricoltori vengano coinvolti e che tenga conto anche delle loro competenze. Appunto facevo riferimento al parallelo con quello che è adesso il sistema di ricerca che normalmente l'Unione Europea promuove, cioè la ricerca partecipata, dove tutti gli attori contribuiscono, diciamo, in varia misura, secondo le loro competenze, al prodotto finale. E noi veniamo, vabbè, da una breve esperienza che abbiamo fatto sull'uso degli ugiali antideriva sul nocciolo è avellana per Emilio. E questa è stata fatta con la partecipazione di competenze diverse e con una fase dimostrativa dopo la fase sperimentale agli agricoltori, e le cose sono andate bene perché abbiamo tenuto sempre la barra orientata sul fatto di ascoltare le esigenze degli agricoltori, ma anche di tenere conto di tutto quello che loro sapevano e che potevano mettere in comune. Ecco, quindi questo è una barra orientata, è un simolo. Cosa? Hai detto la barra orientata, mi sembra un simolo. Sì, ci sta, vabbè, insomma. E, però insomma parlavo di automatizzatori, quindi il bar no, scherzo, vabbè. Allora, comunque, allora di nuovo rinnovo i complimenti. Solo due ultimi appunti. Uno riguarda i dati che vengono presentati sul controllo delle erroratrici, cioè bisogna sempre ricordare che spesso si presenta il numero dei controlli effettuati che non corrisponde al numero delle macchine controllate almeno una volta, perché molte macchine, in particolare quelle sottoposte a regimi tipo Global Cap, vengono controllate tutti gli anni. Quindi questo vale la pena sottolinearlo, tenerlo presente nelle nostre presentazioni e darne quota. Probabilmente è una quota minoritaria, però anche fosse il 15%, come io stimo, almeno, se non di più, è comunque in questo momento un numero, diciamo, da tenere presente. Un altro microscopico appunto era sul fatto della scadenza dei tecnici. Mi riferisco in particolare all'esperienza con la Regione Campania. Noi consideriamo il tecnico sempre valido, ma seppur silente, seppur non attivo, ma questo viene poi eliminato, diciamo, dal database dei tecnici della Regione Campania quando non partecipa ai regolari corsi di aggiornamento che vengono tenuti, che sono, diciamo, i corsi di aggiornamento per i tecnici specifici, che servono però anche a controllare, diciamo, la validità della sua diciamo, licenza, come dire, della sua autorizzazione. E infine faccio... Scusami se intervengo così, ma anche sì. Questo dei corsi di aggiornamento è un aspetto non normato a livello nazionale, quindi... Ogni regione poi in qualche modo si regola. Sì, esatto. Sul PAN si dice solo che
devono frequentare i corsi che le regioni, sul passo dice questo, devono frequentare, i tecnici devono frequentare i corsi che le regioni organizzano periodicamente, basta. Però non si dice quanti corsi possono saltare o cose del genere. E un ultimo saluto particolare e affettuoso a Emilio Hill, che rivedo con piacere, e gli faccio i complimenti perché, Emilio, il tuo italiano è molto migliorato. E è il motivo per cui non ho imparato lo spagnolo durante i mesi che sono stato con lui, è proprio perché lui parlava sempre italiano molto meglio ovviamente di quanto io parli spagnolo. E quindi, grazie Marcello. Ciao Emilio. Vi ringrazio di nuovo e di sinceri complimenti, perché io sto in un campo che ritengo di conoscere abbastanza bene, ma devo dire che il seminario mi ha appassionato, è stato molto interessante. Grazie, grazie dottor Bioc. Io mi scuso, ma credo che dobbiamo proprio chiudere, perché andare in Italia oltre 1:30 è complicato, e vedo che ancora ci sono diverse persone che hanno letto fino alla fine, quindi io intanto vi ringrazio. Avrei dovuto essere un po' più bravo a limitare, magari a gestire meglio i tempi, me ne scuso. Riassumere intanto i nostri contatti, se volete approfondire, in qualche modo interagire, li avete. E questa esperienza di queste tre regioni vuole essere semplicemente così, in maniera non vogliamo né imporre né vogliamo essere i primi della classe, vogliamo presentare un'esperienza che riteniamo interessante e che può essere magari allargata a chi voglia in qualche modo avere più approfondire gli aspetti legati ad Irrora e anche gli aspetti che stiamo portando avanti, le iniziative per la divulgazione, per migliorare l'efficienza, portare il miglioramento dell'efficienza in campo. E chiuderei anche con uno dei rilievi giustamente fatti dal dottor Biocca in merito a questi dati che non tengono conto, ad esempio, della ripetitività ogni anno dei controlli su alcune macchine. Sì, è così, il problema è sempre quello, finché non ci avremo tracciabilità, queste saranno solo stime, le stime possono essere più o meno attendibili. È necessario avere un registro, al più presto avere un registro delle macchine erroratrici a livello nazionale, è necessario avere degli strumenti che diano tracciabilità. Irrora può essere un esempio per la tracciabilità. Io ringrazio tutti e vi auguro... Ci sono due mani alzate, non so se riesci a soddisfare le esigenze. Sono delle mani alzate, scusate, io non le vedo, sarà colpa mia. Chiedo a chi è anche chi può aiutarmi, allora così facciamo... Bulsoni e Mele. Sì, prego, allora Giuseppe Mele ce lo teniamo per ultimo perché è un mio collega. Prego Bulsoni, se attivi... Oh. Sì. Avete vai, Roberto? Mi sentite? Roberto, ti sentiamo. Perfetto, bene. Allora, un caro saluto a tutti. Volevo approfittarne per salutare tutti e soprattutto farvi complimenti per la giornata. Il tema del controllo obbligatorio mi sta a cuore, anche perché io faccio questa attività da tanti anni e mi sono praticamente... ho rifiutato il fatto di fare un passo indietro quando è uscita l'obbligatorietà del controllo funzionale e di non fare le regolazioni. Quindi la mia attività, prevalentemente, a meno che non si tratti di lance a mano, ma io sempre considero la regolazione, la taratura, un passaggio fondamentale, dal momento che nei primi anni 90, quando ho iniziato questo percorso, si parlava appunto di collaudo e taratura. Ritengo una cosa giusta l'iniziativa di oggi di creare quindi un percorso obbligatorio per far sì che la ciliegina sulla torta venga appunto messa dal momento che viene fatto il controllo, e di conseguenza è importantissimo e strategico fare anche la regolazione strumentale. Non voglio allungarmi, volevo comunque portare un dato che molto probabilmente c'è stato un malinteso, ma la regione Emilia-Romagna ha almeno minimo il 60% di macchine
regolate, non un 22 ma minimo un 60, perché so quello che ho fatto, so i numeri che faccio, so i numeri dei miei colleghi che mi seguono e che prevalentemente fanno anche loro i controlli, oltre ai controlli fanno anche le tarature, quindi almeno un 60%, se non un 70% di macchine regolate nel momento in cui viene fatto il controllo funzionale. Consolidato da anni. L'ultimo pensiero, l'ultimo ricordo d'Angelo, siamo diventati amici nel 2012 assieme anche a Salvatore, grazie appunto al corso che è stato fatto dei AFA, del professor Barsari. Con Angelo è stato un percorso subito importante lo ricordo come una persona che ha dato proprio da funzionario di una regione, la viveva come uno di noi, ecco, quindi era sul campo e penso che tante cose che anche oggi sono state dette siano anche frutto di una sua intuizione e volontà. Quindi ciao Angelo e un saluto a tutti e grazie per la giornata. Grazie Roberto, sia del contributo tecnico che di questo pensiero per Angelo. E c'è Mele che aveva alzato la mano. Ma in chat ci dice no grazie, faremo tardi a parlare. Non so se vuole ancora intervenire. Io lo abilito un attimo. Mele, molto rapidamente. Allora, Filippo Mele può parlare ma deve attivare il microfono. Se c'è. Allora a questo punto direi... È assentato. Io ringrazio tutti di nuovo. Appunto questa è stata un'occasione che abbiamo voluto per anche in qualche modo riprendere un po' i contatti a livello anche nazionale su queste tematiche che sono molto importanti. Gli spunti sono parecchi. Ringraziamo chi ci ha sostenuto con il patrocinio sia l'ENAM che l'Associazione Italiana di Protezione delle Piante e il nostro media partner si farà carico di riportare una sintesi dei lavori in un prossimo articolo che sarà divulgato su Agronotizie. Di nuovo saluto tutti, un grazie particolare ai relatori e a tutti quelli che hanno partecipato. Buonasera, buon pomeriggio. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Ciao Paolo.